questo secondo incontro organizzato dalla Commissione elettorale per un confronto tra i quattro candidati alla carica di rettore per il prossimo sessennio e il corpo elettorale. È inutile esprimere il mio rammarico per la necessità di porre limiti stringenti alla vostra presenza ed anche al numero dei colleghi che possono connettersi per partecipare da remoto. Permettetemi invece di esprimere non un rammarico ma un compiacimento, perché almeno per quanto mi riguarda questa è la prima volta dal mese di febbraio nella quale mi trovo finalmente in una sala, in un'aula del nostro Ateneo con un pubblico ridotto ma in carne ed ossa e non con una icona con lettere o sguardi più o meno attoniti. Benissimo, ciò posto do inizio al confronto tra i candidati, non prima però di avere ricordato a tutti le regole che ci siamo dati per la gestione di queste assemblee di presentazione dei candidati. Abbiamo appena estratto a sorte l'ordine di presentazione dei candidati che verranno per l'appunto chiamati da me secondo il medesimo. Ogni candidato avrà a disposizione 15 minuti per la propria presentazione, quindi un minuto prima della scadenza che calcolerò sul cronometro del mio smartphone darò l'avviso per avvicinarsi alla conclusione. E dopo la presentazione, quindi all'incirca dopo un'ora, i candidati risponderanno alle domande poste durante la prima ora dell'incontro, poste evidentemente con i mezzi che vi sono noti, e cioè mediante indicazione del quesito in un foglio di carta che viene raccolto direttamente oppure attraverso l'uso della chat. Tra queste domande, che potranno essere ovviamente quelle che volete, ne estrarremo 18, 9 domande da parte dei presenti in sala e 9 domande da parte dei colleghi connessi da remoto. Ricordo ai colleghi connessi da remoto di indirizzare ogni domanda e ogni quesito, anche non necessariamente relativo al programma dei candidati, all'indirizzo af.generali@unive.it. E queste domande verranno poi lette da me. Le domande devono avere durata massima di un minuto e i candidati avranno 2 minuti a testa, qualora la domanda fosse rivolta a tutti e quattro, comunque a più di uno, per rispondere alla stessa. L'alternanza nella risposta verrà stabilita nell'ordine inverso a quello che adesso darà avvio al dibattito. Da ultimo, i presenti sorteggiati dalla sala per porre il quesito saranno invitati a leggere a quel microfono lì la domanda e a leggerla in maniera chiara, in maniera tale da rendere comprensibile il contenuto del quesito anche ai colleghi connessi da remoto. Ecco, per quanti collegati da remoto, ripeto, la mail a disposizione per eventuali segnalazioni o per qualunque necessità è quella che ho indicato un istante fa, af.generali@unive.it. I presenti in sala verranno chiamati, appena avremo completato il sorteggio, verranno chiamati in gruppetti di 3. Quindi io li inviterò a prepararsi, mantenendo le distanze, per avvicinarsi poi a quel microfono e porre il quesito. Ecco, detto questo, l'ordine di estrazione vede la professoressa Biglio per prima, poi il professor Zilio Grandi, poi la professoressa Lippiello e infine il professor Rubino. Quindi do la parola subito alla professoressa Biglio per la sua presentazione. Grazie. Gioia di Carmelita nell'aver la possibilità di vedersi ogni tanto, cioè, questo è veramente dopo tutti questi mesi di difficoltà e di distanza, condivido appieno, da un lato per oggettivamente un piacere, dall'altro vi ringrazio anche per aver trovato modo, tempo e anche stamattina il tempo non era particolarmente
come dire, invitante rispetto al venire, però appunto è bella l'occasione per vedersi. Allora, due parole di presentazione alla sottoscritta. Io sono Cafuscarina, ho fatto il mio dottorato di ricerca all'estero, però poi sono rientrata a fine del 95, ho fatto qui la mia carriera come ricercatrice prima, professoressa associata e ordinaria, poi ho avuto il coordinamento di un corso di laurea magistrale, poi la direzione della sede di Treviso e quindi negli ultimi 6 anni la direzione del Dipartimento di Economia, sono stata membro del Senato accademico. Due parole proprio al volo su quella che sono i miei temi di ricerca, genericamente diciamo econometria della finanza, in particolare sulla misurazione e la gestione del rischio. Nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, mi sto occupando molto di finanza sostenibile e dei modi in cui appunto la finanza, l'economia e la finanza possono interagire e possono favorire e permettere maggiormente la cura dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. La candidatura nasce ovviamente da riflessione, perché non può che essere così, ma nasce anche da un desiderio di restituzione. Quello che propongo oggi è un programma, in questi mesi discusso in più occasioni, e di questo sono particolarmente contenta, da un lato perché è stata occasione di grande conoscenza e anche di conoscenza di nuovi colleghi, e dall'altro lato appunto di approfondimento e di riuscire a mettere assieme quelle che sono le idee che in parte c'erano, che si sono sviluppate. Un progetto per la comunità scientifica, didattica e umana a cui appartengo, con il desiderio, l'impegno di guardare al futuro anche coraggiosamente e cercare quelli che sono i modi per crescere, ovviamente, migliorare, cambiare per quello che è necessario. Ci metterò quella che mi ha sempre caratterizzato come passione, energia, impegno, anche determinazione, però con l'attenzione ad avere un lavoro di squadra che vorrei fosse il più ampio possibile. Questi sono i meccanismi, i modi con cui voglio impegnarmi, appunto l'ho scritto in fondo, con il desiderio di ascoltare e imparare da ognuno. Questo è il meccanismo, il modo con cui voglio mettermi a disposizione. I 3 temi fondamentali del progetto che presento brevissimamente prima di entrare nelle specificità del programma sono appunto la sostenibilità, la condivisione e la responsabilità. Sostenibilità intesa in modo ampio, completo, che guardi dentro e guardi fuori rispetto all'Ateneo, che significhi certamente rispetto alle generazioni future, ma significhi anche una visione per Cafuscari. C'è necessità, bisogno, desiderio di ampliare, di rendere concreta la condivisione, perché i vari progetti siano progetti costruiti insieme, i programmi siano costruiti insieme, appunto perché ci sia spazio e attenzione per ognuno. Responsabilità poi è indubbiamente l'aspetto, la caratterizzazione che maggiormente deve connotare il nostro comportamento e il nostro agire in questo momento. Innanzitutto nel processo decisionale, come vengono prese le decisioni, come vengono attuate, come diventano azioni, come impattano nella gestione del personale strutturato e non, come soprattutto si riverberano sul futuro dei nostri studenti, nel dare loro strumenti e opportunità, e non ultima, come si impatta su Venezia e sul territorio, dove è opportuno che questa responsabilità ci porti un ruolo decisivo e proattivo. Il programma è strutturato in una serie di tematiche che vorrei brevemente affrontare e dare i punti essenziali di quello che costituisce il programma. Innanzitutto, per quanto riguarda la didattica, si tratta del primo impegno in questo momento, di dare valore alla didattica. Dare valore perché è sicuramente la cosa più importante per i nostri studenti, perché c'è necessario essere vicini a studenti e studentesse e sostenerli concretamente. Questo è il modo in cui realmente possiamo aiutarli ed essere capaci di immaginare il loro futuro. La didattica deve arricchirsi con la ricerca, quindi trasformando in valore ed esperienza l'intera filiera che caratterizza poi l'attività universitaria, quindi ricerca, didattica, terza missione. Servono quindi spazi, laboratori e fondi. Fondi per favorire la didattica, sia essa tradizionale, sia la sperimentazione, sia l'innovazione della didattica. Allo stesso modo ritengo che sia importante e doveroso sostenere i docenti con tutti i nostri mezzi e possibilmente senza imposizioni inutili. Si tratta di sostegno nella formazione,
con l'attenzione in particolare agli nuovi ingressi, quindi gli avvii di carriera, sostegno in strumenti e sostegno nelle nuove metodologie. Per gli studenti le attività di sostegno, di supporto per l'orientamento, l'inserimento nel mondo del lavoro, così come lo sviluppo del potenziale anche imprenditoriale e autoimprenditoriale, dovranno ampliarsi e completare l'esperienza CAFUS-Carina. Sul fronte della ricerca voglio riportare l'attenzione e il sostegno alla ricerca di base, quindi la ricerca che riguarda tutti, con l'idea appunto di poter garantire una capacità diffusa di fare ricerca. Questo significa spazi, strumenti e fondi. Dalla valorizzazione quindi delle biblioteche, allo sviluppo dei laboratori e al completamento delle dotazioni a DIR con una serie di fondi specifici destinati e dedicati a determinate attività che possono interessare, quindi dal proofreading, le traduzioni, il sostegno alle monografie e al sostegno all'open access. La ricerca poi deve essere visibile tramite un portale d'Ateneo che da un lato garantisca per noi i meccanismi di conoscenza di quello che facciamo, ma soprattutto per mostrare l'eccellenza della ricerca svolta in Ateneo, appunto per favorire questa idea di eccellenza di noi tutti e nella sua interezza dell'Ateneo. Sul fronte dei progetti va ovviamente mantenuto e garantito il supporto alla progettualità, così come deve poi completarsi nel sostegno della gestione e della rendicontazione dei progetti stessi e dal punto di vista delle carriere nel riconoscimento della loro acquisizione di questi progetti anche ai fini delle progressioni di carriera. Due parole per chiudere su questo tema: sostegno concreto poi alle carriere di ricercatrici e ricercatori, ai loro avanzamenti di carriera, maggiori dotazioni per i dottorati e un serio ripensamento dei meccanismi di valutazione della ricerca per permettere appunto la piena valorizzazione di tutti gli ambiti di ricerca. Terza missione vorrei davvero che si caratterizzasse per il valore strategico della terza missione, che si concretizzi in quello che ho utilizzato come dei termini chiave per la terza missione, il dovere di incidere. Dovere di incidere con capacità di attenzione alla città, al territorio e alla società. Il dialogo con le istituzioni va cercato, concretizzato e realizzato con la creazione di una rete sistemica di relazioni e collaborazioni che permetta da un lato ai grandi progetti del nostro Ateneo di diventare programmazione strategica per Venezia e per il territorio e permettendoci al contempo di mostrare, valorizzare e rendere disponibile la nostra ricerca in tutti gli ambiti. Il nostro dovere di essere presenza proattiva deve anche realizzarsi attraverso un trasferimento delle conoscenze che metta al centro un modello alternativo e sostenibile di sviluppo economico e sociale. In questo deve avere un ruolo anche Fondazione CAFUS-Cari, recuperando dall'altro la sua dimensione di ente strumentale e di servizio, allineando quindi gli obiettivi e quelli strategici dei dipartimenti e dell'Ateneo. Grande attenzione ho posto anche al tema della sostenibilità, diciamo dello sviluppo sostenibile, e su questo voglio davvero impegnarmi per un Ateneo responsabile e proattivo per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con una visione ampia di sostenibilità, capace di permeare la governance, l'organizzazione e l'azione del nostro Ateneo, capace di riverberare su ricerca e didattica. Si tratta quindi di un'idea ampia, piena, di sostenibilità nei valori, nei processi, nelle azioni, nell'uso delle risorse, nell'impatto interno e nell'impatto esterno del nostro agire. Serve quindi essere concretamente proattivi nel supporto alle strategie per lo sviluppo sostenibile a livello di città e di territorio. In particolare propongo anche la creazione quindi favorire la creazione di un osservatorio sulla realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Dobbiamo rafforzare poi anche internamente l'impegno sui temi dell'accessibilità, equità ed inclusione. Da questo punto di vista vorrei creare dei percorsi di cittadinanza consapevole che permettono ai nostri studenti di vivere i temi della sostenibilità, delle politiche per la disabilità, per le differenze di genere, per le differenze la mitigazione delle differenze sociali, culturali ed economiche, così come i diritti umani, che possano essere appunto parte integrante della formazione dei nostri laureati. Per quel che riguarda la governance, è necessario cambiare radicalmente l'attuale modo di procedere. Vanno costruiti meccanismi di condivisione che permettano oggettivamente e fattivamente una trasparente valorizzazione delle competenze di tutti.
Questo significa un importante processo di condivisione sicuramente per la definizione del piano strategico, una nuova squadra di prorettori che vorrei vedere ampliata, che propongo ampliata rispetto alle dimensioni attuali per permettere una maggiore partecipazione alla governance e che sarà supportata da board, comitati che in qualche modo, meglio, fattivamente possono rappresentare ogni dipartimento ed ogni area, in modo che sia ampliata la partecipazione e la rappresentanza in ogni dimensione e attività dell'Ateneo. Sul fronte della distribuzione delle risorse vanno rivisti gli attuali modelli distributivi per ridurre da un lato la competizione diretta tra i dipartimenti e per favorire i meccanismi di una maggiore acquisizione di risorse. Questo grazie anche alla riduzione della quota strategica che voglio portare dal 30 al 20% e garantendo anche una maggiore condivisione degli obiettivi del suo utilizzo, quindi per il rimanente 20% tra i dipartimenti e l'Ateneo. Anche sul fronte dell'organizzazione è necessario cambiare, rifondare il rapporto tra personale docente e personale tecnico amministrativo, con un nuovo patto organizzativo basato sul reciproco rispetto e riconoscimento. Voglio impegnarmi per permettere un migliore rapporto, una migliore valorizzazione del personale e anche migliori relazioni sindacali. È necessario razionalizzare, semplificare i processi e le procedure per permettere una maggiore efficienza da un lato e ridurre, altro aspetto decisamente importante, le incombenze burocratiche. L'impegno deve concretizzarsi con attenzione a molti aspetti, dagli ambienti di lavoro e di studio in termini di sicurezza e salute, oltre che i maggiori spazi, un'attenzione alla comunicazione interna, un ampliamento delle iniziative per il benessere dei docenti e del personale tecnico amministrativo, che vadano dalla conciliazione dei meccanismi di conciliazione vita e lavoro alla promozione e allo sviluppo delle professionalità e delle carriere. Infine, due parole sull'aspetto di internazionalizzazione. Qui l'innata vocazione internazionale di Ca' Foscari vedo importante che vada rafforzata anche attraverso l'impegno per lo sviluppo sostenibile. L'Ateneo deve guidare il ripensamento del futuro di Venezia in chiave sostenibile e questo offre a noi, Ca' Foscari, al nostro Ateneo, un'importante dimensione di internazionalità, perché mette l'Ateneo, il nostro agire, nella condizione estremamente particolare e privilegiata che quelle che sono azioni a livello locale abbiano impatto sia come contenuti ma anche come visibilità, oltre ovviamente il locale, quindi siano utili al paese e al mondo. Va riportato al centro dell'agenda di internazionalizzazione lo sviluppo di partenariati strategici che vadano oltre la dimensione didattica di scambi, ma che possano appunto unire le diverse dimensioni dell'attività universitaria, quindi mettendo assieme anche ricerca e terza missione, con attenzione anche all'Europa, che dopo l'Italia è la nostra casa. Servono azioni specifiche di accompagnamento e monitoraggio per gli studenti internazionali, anche per favorire lo scambio con i nostri studenti e l'esperienza di internazionalizzazione che possono avere e svolgere, come si dice, in casa. Questo può essere di particolare interesse, penso ci sia utilità a porci particolare attenzione. Io con questo ho chiuso e lascio e vi ringrazio. Grazie, con qualche anticipo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Devo dire che poter parlare è il momento in cui ci si può levare la mascherina, quindi è un momento di sollievo. Mi hanno detto che sorridiamo poco noi, allora proverò io a farvi fare un piccolo sorriso, come dire, iniziale. In questi mesi, in questi giorni, si è parlato, e questa è la sede giusta, si è parlato degli umanisti. Candidati, sono umanisti, non sono umanisti. Allora io sono andato a vedermi un po' così qualche lettura e ho scoperto, siccome un giornale mi aveva detto che ero un economista, senza alcuna offesa ovviamente per gli economisti,
ho cercato di specificare che sono un giurista, allora ho detto, ma il giurista sarà un umanista? Allora ho fatto una piccola ricerca, ma c'è un giurista umanista abbastanza famoso, che è Ugo Grozio, ma in realtà ho scoperto che gli umanisti sono coloro che poi esercitano anche nelle professioni, diciamo, tradizionali, si parla di ingegnere, di medici e quindi evidentemente anche del cosiddetto giurista. Quindi partendo da questo presupposto, in una parte della mia presentazione farò riferimento specifico anche alle esigenze della ricerca in ambito umanistico, perché penso che in questa sede, Campo Santa Margherita, noi stiamo parlando esattamente anche e soprattutto ai colleghi che rappresentano queste aree, che riguarda evidentemente i dipartimenti tradizionali, studi umanistici, filosofici, ma anche le lingue. Bene, mi presento, Gaetano Zilio Grandi, giurista, l'ho appena detto, in realtà giurista del lavoro, sono direttore del Dipartimento di Management da 6 anni, oggi ho fatto il mio ultimo consiglio di Dipartimento con grande sollievo, mi occupo di tematiche tipicamente legate appunto al mondo del lavoro e delle relazioni sindacali, ho qualche hobby, come tutti noi, in particolare mi piace la musica, chi ogni tanto mi segue su Facebook scopre che mi piace far sentire un po' le cose che ascolto. Perché mi sono candidato? Ma io penso che proprio questa mia caratteristica di giuslavorista, in un momento nel quale solo noi come categoria lavoravamo, perché stavamo cercando di tutelare il lavoro all'interno delle imprese, perché ci chiedevano evidentemente dei consigli, perché abbiamo delle funzioni anche interne all'università, da questo punto di vista mi ha spinto a pormi una domanda. La domanda è: ma l'università come deve e può reagire rispetto a una cosa così clamorosa come quella che ci ha colpito negli ultimi mesi? E ho cercato di pensare appunto a dare una risposta di questo genere. Anche perché le immagini che ci provenivano da tutti i mezzi di comunicazione erano quelle di una Venezia deserta, senza turisti, e va bene, no? Potrebbe essere anche un valore aggiunto questo. In realtà noi dobbiamo riflettere su come Venezia deve essere destinataria, ma ne accennerò più tardi. E quindi ho pensato che l'università non poteva non lanciare in aria una scintilla attraverso la quale far rinascere fondamentalmente un contesto, perché qualcosa, tutto, a dire il vero, la nostra vita quotidiana lo dimostra, tutto è cambiato. Io ho un'idea di università e da quella sono partita. Poi a quel punto ho aperto un canale di comunicazione molto, diciamo, anche molto ampio, legandomi ai social, creando un piccolo sito, proprio perché volevo capire come noi, come i colleghi, come gli studenti, come il personale intendesse rispondere a una situazione di questo genere e come questa situazione potesse essere affrontata dal nostro Ateneo nello specifico. La mia idea di università è quella di una collettività. A San Giobbe lunedì scorso abbiamo parlato di comunità. Io penso che noi siamo una grande comunità che deve vivere insieme e cercare di rispondere appunto alla nostra missione, alla nostra funzione, facendo crescere evidentemente i colleghi, facendo crescere il personale, facendo crescere gli studenti, dando risposte immediate e concrete. Di questo mi piace vedere Massimo Wagner, perché cambierà, lo ha detto anche la collega, cambierà anche il modo di fare didattica rispetto all'esperienza che abbiamo appena vissuto. E da questo punto di vista metto l'accento su questo collegamento che io ho individuato essere molto stretto e debba essere molto stretto tra la ricerca e la didattica, soprattutto una nuova didattica, perché noi d'ora in poi useremo ciò che abbiamo usato necessariamente, la tecnologia, e lo faremo probabilmente anche proiettandoci verso, uso il termine improprio, mercati universitari, cioè domanda di studenti internazionali in modo molto più proficuo. E last but not least, da ultimo, diciamo in italiano, c'è un problema di sede. Ca' Foscari sta in una città unica e poi vedremo come penso che Ca' Foscari debba mettere a servizio di questa città le proprie competenze. Ovviamente io parto dal presupposto fallace forse che
tutti voi abbiate letto i quattro programmi attentamente, dettagliatamente. Insomma, il tempo per tutti noi evidentemente è scarso. Provo a darvi però alcune cose, alcuni elementi di riflessione del mio programma. Io ho insistito sul pluralismo. Ho pensato che i dipartimenti dovessero tornare un po' al centro del palcoscenico, perché è nei dipartimenti che nascono le tre grandi missioni: didattica, ricerca e terza missione. Nel far questo, evidentemente, noi dobbiamo rispondere a una domanda che ho individuato nel pluralismo: dobbiamo lasciare evidentemente briglia sciolta libertà alla ricerca e alla didattica, ovviamente nei limiti nei quali essa è concessa dalle norme di legge. Penso che il riconoscimento della diversità all'interno del nostro Ateneo, tra dipartimenti, tra persone, tra gruppi di ricerca, tra tipi di ricerca, base, applicata e così via, sia una cosa che va conservata, enfatizzata e sostenuta. Per far questo c'è un metodo che io ho recuperato un po' dalla nostra materia, che è quello della flessibilità. Non dobbiamo essere un Ateneo rigido, immobile su alcune cose, dobbiamo poter rispondere a ciò che fluttua lì fuori, dare risposte evidentemente non con una modellistica a prioristica, ma con delle decisioni immediate e fruibili da tutti coloro che evidentemente ruotano intorno alla nostra università, da un punto di vista normativo, finanziario, per la competizione internazionale. Lo diceva Monica prima, siamo un'università internazionale, lo siamo già. Dobbiamo semplicemente andare avanti e magari, come dire, sperimentare nuove rotte. Terza parola, diciamo, chiave, la semplificazione. È sotto gli occhi di tutti che il nostro lavoro risente di limiti temporali, burocratici. Ecco, io penso che occorra liberare le persone che lavorano all'interno di questo Ateneo da tutti questi limiti, o quantomeno dai limiti impropri, inutili. E questo lo si può fare attraverso evidentemente un ulteriore avvicinamento delle persone alla macchina amministrativa e una crescita anche in termini di qualità della macchina amministrativa stessa, intendendo come macchina amministrativa evidentemente tutto ciò che sorregge la nostra attività specifica di ricerca didattica. Come lo si fa? Allora, innanzitutto attraverso una rivisitazione della governance. Io sono convinto che occorra partire dal basso, occorra partire dai dipartimenti. Certo, i dipartimenti non sono autonomi, non hanno poteri di spesa autonomi, hanno tutta una serie di considerazioni alle quali devono rispondere, ma penso che lì stia veramente la linfa formativa e della ricerca. Penso che il rettore non debba essere una sorta di, dire, persona super partes. Il rettore è come noi, è uno di noi. L'ho chiamato primus inter pares proprio perché volevo significare questo aspetto. Penso che il CDA e il Senato accademico debbano essere maggiormente rappresentativi, in particolare del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori esperti linguistici. È una cosa che ovviamente ho vagliato da un punto di vista normativo. Si può fare, si possono aumentare i numeri senza andare a detrimento, ma anzi favorendo una partecipazione ulteriore delle componenti universitarie. Sulla semplificazione l'ho già accennato, solo una cosa: ho pensato a dei delegati del rettore al benessere di tutto il personale di Ca' Foscari e a un delegato ai rapporti col personale, con le organizzazioni sindacali, permettetemi, questa è proprio, diciamo, la mia competenza. Gli obiettivi sono quelli che in fondo tutti vorremmo sperimentare, vorremmo attuare: tempo e risorse per la ricerca, i processi di valutazione che a volte ci fanno del male, reclutamento internazionale. Proprio oggi ho comunicato in dipartimento che l'unico collega che avevamo avuto proprio mediante il reclutamento internazionale si è dimesso, e quindi si può fare di più, soprattutto in determinati ambiti. Penso al mio specifico di management. Bisogna riconoscere la differenza, di nuovo, le specificità disciplinari e interdisciplinari, è ovvio, cercando di aumentare le risorse, investendo su tutto ciò che serve alla ricerca, favorendo l'accessibilità e, come vedete, anche gli spazi per i nostri studenti che mancano. Un focus specifico, perché sono partito da Grozio e non posso, come dire, ritornare indietro,
Posto che la ricerca, nella mia idea, deve essere, come dire, deve partire dal basso e deve essere sostenuta ulteriormente, ho esaminato il bilancio, ci sono delle cose sulle quali noi possiamo muoverci. Da questo punto di vista, diceva prima Monica, la ricerca di base può essere sicuramente favorita, evitando una spirale autovalutativa che ci porta a, oggi, per esempio, a deliberare l'attribuzione di posti di ricercatore sulla base di algoritmi secchi, un coordinamento, un lavorio insieme tra i dipartimenti. Io voglio sapere, devo sapere chi si occupa dei miei temi in un altro dipartimento. E ovviamente, siccome siamo in casa di Grozio, ci sono anche, come dire, i settori bibliometrici e non bibliometrici, ci sono entrambi. Bisogna valutare evidentemente con grande attenzione le differenze e i prodotti specifici che derivano da queste differenze. Dobbiamo fare di più per il sistema bibliotecario, per gli spazi, più degli studenti in realtà che dei docenti. Io immagino per i docenti delle situazioni anche di co-working, si può fare, e penso anche che da un punto di vista, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, degli ERC e di Marie Curie, cioè di questi, come dire, investimenti internazionali, occorre essere lungimiranti sicuramente, cioè continuare nella strada intrapresa, ma anche coerenti e prudenti con ciò che costoro vengono poi a svolgere all'interno del nostro Ateneo. Questo è un tema che è sentito, diciamo così, soprattutto in questo ambito. Ho parlato nel programma di intersezione tra didattica e ricerca, penso che il classico esempio di intersezione sia il dottorato di ricerca, penso che il dottorato non sia solo continuare all'interno dell'università. Il dottorato è diventato sempre più forma ulteriore di formazione altissima. Ho pensato a un'attività maggiormente strutturata all'interno dei dottorati, un aumento delle borse di studio, queste sono le cose che ovviamente ci diciamo da sempre, e un'incentivazione alle collaborazioni esterne. Le tre dimensioni del dottorato che dobbiamo ancora più sperimentare, secondo me, sono quelle del dottorato industriale. Ci siamo limitati su questo, anche per, secondo me, un po' di miopia interna all'interno di Ca' Foscari, ma si può utilizzare il dottorato industriale, si può utilizzare meglio probabilmente anche il dottorato internazionale. Insomma, io penso che questo, il dottorato, sia un elemento sul quale dobbiamo soffermare la nostra attenzione. E poi, andando a concludere, noi, lo dicevo prima, viviamo in una città che è per definizione internazionale, che ha un legame strettissimo, ad alcuni non piace l'espressione territorio, però voglio dire, è sintetica di ciò che ruota intorno a Ca' Foscari. E ciò che ruota intorno a Ca' Foscari sono anche le altre università. Minuto e mezzo. Grazie Carmelita. Dobbiamo lavorare insieme alle altre università, non solo del Veneto ma del Triveneto, perché solo così possiamo avere una forza propulsiva nei confronti del centro, il quale centro ci lascia esterefatti con alcuni emendamenti che ieri ho cercato di far conoscere attraverso alcune piattaforme. E cosa mi immagino dopo il 2020? Beh, innanzitutto Ca' Foscari che lancia questa scintilla, scocca la scintilla di cui parlavo prima, che Ca' Foscari sia al centro delle richieste del mondo politico, del mondo imprenditoriale, di tutte le istituzioni. Quando c'è un bisogno, noi dobbiamo avere l'università qui, e l'abbiamo, e siamo pieni di competenze specifiche e di altro genere. Perché dobbiamo contribuire, lo scrivo qui, alla ricostruzione di questo tessuto incredibilmente deformato da quello che è avvenuto. Penso a una collaborazione evidentemente tra il rettore e i suoi prolettori e delegati, non c'è, l'ho detto prima, l'uomo solo al comando, la donna solo al comando, che siano competenti, e su questo non ho dubbi che si possano trovare dopo, nel momento in cui uno possa ricoprire questa carica, competenti ed entusiasti. Non da ultimo, un'università pubblica, l'ho detto anche a San Giobbe la settimana scorsa, garante della libertà di insegnamento e di ricerca, il diritto allo studio deve essere al centro dei nostri pensieri, perché scaduto. Di fuori ci sono questi, e un'università non telematica. Grazie. Grazie.
alla professoressa Lippiello. Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono molto lieta di essere qui con voi e di essere nuovamente nei locali, nei nostri bellissimi spazi e vedere qualcuno in presenza oltre che in remoto. Io sono Tiziana Lippiello, prolettrice vicaria con delega alle relazioni internazionali. Dal 2014 sono stata delegata del rettore Bugliesi alle relazioni con l'Asia. Lui dapprima ha voluto un prolettore alle relazioni con l'Asia e un prolettore alle relazioni internazionali, e poi dal 2017 ad oggi mi sono occupata invece delle relazioni internazionali tout court. Prima sono stata direttrice del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, e quindi ho vissuto dal 2009, quindi ho vissuto la transizione alla 240, alla legge 240, e la riduzione in questo Ateneo dei dipartimenti da 19 agli attuali 8 dipartimenti. Quindi ritengo che oggi si possa un po' tirare una riga e valutare cosa è successo in questi 10 anni, dal 2011, e ripartire da capo. Innanzitutto però vorrei ringraziare non solo voi che siete presenti, coloro che sono in remoto, ma tutti i colleghi, sia docenti che il personale tecnico amministrativo, i bibliotecari, il personale tecnico scientifico di Via Torino, gli studenti, per essersi resi sempre disponibili in un anno difficile a fornire a noi quattro tutte le informazioni che abbiamo chiesto e anche aprirsi appunto alle nostre sollecitazioni. Io sono sinologa e mi occupo di solito sinologo è un termine ampio che vuol dire tante cose, mi occupo di letteratura filosofica cinese fino al primo impero, e sono Ca' Foscherina, mi sono laureata a Ca' Foscheri, ho studiato a Pechino, a Shanghai, e poi ho fatto il dottorato di ricerca alla facoltà di lettere di Leiden, per poi tornare a Ca' Foscheri dopo un periodo di come ricercatrice all'Università di Trieste. Io vorrei partire dalle persone e dalle loro idee e per lavorare insieme alla nostra comunità Ca' Foscherina, che è costituita da docenti, personale tecnico amministrativo, e creare ponti fra di noi e con la città, con il nostro paese e fino ad arrivare alle relazioni internazionali. Quindi partire dalle nostre relazioni. Questi anni ho imparato moltissimo dai colleghi e anche dal personale tecnico amministrativo. Io ho lavorato prevalentemente, come potete immaginare, con l'ufficio relazioni internazionali, ma anche con ADIS, anche con l'ufficio orientamento, e ho potuto apprezzare la competenza e la dedizione del personale tecnico amministrativo del nostro Ateneo e anche dei nostri dipartimenti. Quindi mi candido per offrire la mia esperienza e condividere una visione dell'Ateneo e strategie di sviluppo del nostro Ateneo, mettendo come focus gli studenti e i dottorandi. Li menziono qui perché sono considerati studenti e questo fa in modo molto spesso che siano dimenticati. E invece è bene menzionarli. I dottorandi non sono solo studenti, ma sono appunto il primo passo verso la carriera accademica. Quindi punterei alla qualità dell'insegnamento, l'orientamento pratico, perché uno dei grandi punti di forza storici del nostro Ateneo, e quindi ritengo si debba ancora investire nell'orientamento pratico. E in questi mesi il nostro ufficio ha lavorato benissimo anche in tempo di Covid, offrendo opportunità di stage ai nostri studenti, anche internazionali. Quindi lavorare ancora alle esperienze internazionali e alle opportunità di occupabilità che possiamo dare ai nostri studenti. Lavorare con il personale, so che questa è una è una vexata question fra i docenti, se debbano essere formati o meno. Io ritengo che i docenti, soprattutto quando entrano all'università, i giovani, abbiano bisogno di formazione iniziale, e tutti noi abbiamo bisogno di aggiornamenti, soprattutto ora lo stiamo vedendo che la nostra offerta didattica si è complicata e le modalità di fruizione della didattica. Quindi corsi di aggiornamento e professionalizzanti sia per il personale docente che i ricercatori e anche il personale tecnico amministrativo. Valorizzare il personale attraverso il piano di welfare efficace. Noi ogni anno stanziamo 600.000 euro per il piano di welfare. Secondo me va perfezionato perché
alcuni colleghi del PTA mi hanno fatto presente che questi servizi non sono fruibili da tutti, che il servizio dovrebbe essere modificato e migliorato. E poi avere uno smart working strutturato, perché ovviamente lo smart working ha necessità di essere regolamentato, soprattutto oggi che lavoriamo tantissimo in smart working e quindi il personale tecnico amministrativo ha bisogno di un regolamento e anche di capire i confini all'interno di una giornata del lavoro in smart working. E ovviamente valorizzazione tramite concorsi e incentivi. Risorse umane, ho rappresentato la conformazione del nostro Ateneo come un'anfora, noi siamo così, siamo un'anfora. Per essere virtuosi, quindi dare accesso a molti giovani alla carriera accademica, dovremmo essere una piramide, ma oggi abbiamo una pancia di associati, pochi ordinari, relativamente pochi ordinari e ancora troppo pochi ricercatori. Quindi ritengo che le risorse vadano allocate, già lo fa il Ministero, ma vadano allocate per assumere altri ricercatori. La quota di punti organico strategica al 30%, l'hanno detto anche i colleghi, anch'io sono d'accordo, io la condividerei tutta con i dipartimenti, secondo le esigenze e le necessità dei dipartimenti. E il piano strategico va condiviso fin da subito. Favorire l'ingresso di giovani allocando borse dottorali e borse di ricerca e ricercatori e sgravando così l'impegno didattico e anche i compiti istituzionali, i compiti organizzativi dei colleghi più giovani. Credo che vada favorita il più possibile la carriera universitaria dei giovani, quindi sgravandoli non solo della didattica ma soprattutto dei compiti istituzionali, a meno che loro non desiderino svolgerli. Questa è la conformazione del nostro Ateneo, vi faccio vedere velocemente come siamo cresciuti dal 2016 ad oggi, eravamo 488, tutti i dipartimenti sono cresciuti, quello che è cresciuto un po' meno rispetto agli altri è il DSMN, Scienze Molecolari e Nanosistemi. Guardate, oggi siamo 604, in realtà questo dato va aggiornato a 607 con le ultime assunzioni dopo il Consiglio di Amministrazione di fine luglio. Quindi tutti i dipartimenti sono cresciuti, chi più chi meno, le politiche di reclutamento dei dipartimenti sono diverse, c'è chi ha investito di più in ordinari, chi ha investito di più in associati e chi invece ha pensato anche ai ricercatori B o ricercatori A. Questo è come eravamo nel 2019, l'anno scorso, personale docente, personale tecnico amministrativo, e questa invece è la fotografia di oggi, 626 personale tecnico amministrativo e 607, quindi quasi una media di un PTA per docente. Dobbiamo però considerare che purtroppo, devo dire, i CEL sono considerati personale tecnico amministrativo. E come non dovrebbero essere, perché sono insegnanti di lingua, sono insegnanti, non sono personale tecnico, svolgono appunto un lavoro di docenza. I dipartimenti sono fucine di idee, quindi didattica, ricerca, terza missione, relazioni internazionali sono progettate all'interno dei dipartimenti e quindi l'Ateneo dovrebbe raccogliere i progetti e dai dipartimenti ed elaborarli, armonizzandoli. I dipartimenti sono diversi e noi dobbiamo valorizzare queste diversità sia nella valutazione sia nel intercettare tutti i punti di forza dei dipartimenti e sviluppare i punti di forza dei dipartimenti. Quindi anche nel sistema di valutazione, a mio avviso, non vanno considerati tutti uguali. Ogni dipartimento è diverso strutturalmente dall'altro. E creare nuovi ponti. E come? Attraverso spazi, luoghi di aggregazione e attraverso figure che sono interdipartimentali, ad esempio attraverso una doppia affiliazione, riconoscere il lavoro dei docenti che lavorano anche per altri dipartimenti. Questa è una sollecitazione che mi è arrivata da un collega che è qui tra noi e che ho verificato con gli uffici. È possibile farlo. Valorizzare le diversità, come vi dicevo, delle aree scientifiche, coordinamento e valorizzazione del lavoro sia tra personale docente e PTA, sia fra gli uffici, sia a livello centrale che con i dipartimenti. E poi dare spazi, tempo, mezzi ai ricercatori e a tutti, direi. L'edilizia è sicuramente una priorità,
dobbiamo lavorare alla creazione di un campus umanistico. Abbiamo problemi con le biblioteche Bali e Baum, che sono la Baum è sovraffollata, gli studenti di lingue non hanno spazi sufficienti nei palazzi storici, quindi si riversano in Baum, e quindi è necessario trovare uno spazio nuovo che liberi un po' dal sovraffollamento, perché alla fine la Baum viene utilizzata molto spesso come un luogo di aggregazione. La Baum dovrebbe essere invece una biblioteca da valorizzare per la ricerca, per i dottorandi, e dovremmo avere più spazi per gli studenti, di aggregazione per gli studenti. Il campus di Via Torino va ultimato con la creazione della mensa, cosa a cui si sta già lavorando, e maggiore spazio per gli studenti, strumentazione, materiale di consumo, manutenzione e anche il personale tecnico competente per utilizzare la strumentazione che abbiamo a Via Torino. Le strutture del campus di San Giobbe vanno consolidate e gli spazi vanno identificati anche per il personale tecnico amministrativo. Vi faccio vedere un esempio parlando di spazi di aggregazione per gli studenti. Questa è una struttura della Nanyang Technological University, molto famosa, non so se la conosciate, si chiama l'Alveare. Queste sono aule di aggregazione per gli studenti dove si svolgono attività seminariali per gli studenti. E quindi non dico l'Alveare, ma dovremmo avere degli spazi analoghi anche noi per gli studenti. Ricerca, fondi per la ricerca di base individuali, incremento borse dottorali e fondi per ricercatori di tipo A. L'Horizon 21-27 alloca fondi anche per le discipline umanistiche, più del passato, quindi ci saranno opportunità in realtà anche per ricerca di base e anche per discipline come ad esempio le discipline classiche. Valorizzare la tradizione, questo è come è nata Ca' Foscari, dal connubio, come sapete, di economia, management, diritto e lingue e culture di tutto il mondo, a cui si sono aggiunti poi negli anni 60 gli studi umanistici. E la mia idea ora è di fondere gli studi umanistici con gli studi linguistici, trovare maggiori connessioni in una dimensione globale e una quindi interpretazione globale degli studi umanistici, laddove le varie culture si parlano. Innovare la tradizione, e qui vi do alcuni esempi di corsi innovativi che abbiamo lanciato e che vorremmo ancora lanciare. E la città, vivere la città, è l'idea di università civica, cioè offrire un servizio come università pubblica attraverso eventi culturali, mostre, seminari, convegni, dibattiti per la città e con la città, cosa che già facciamo, ma dovremmo, a mio avviso, integrarci di più con le istituzioni culturali della città e quindi avere maggiori rapporti e condivisioni di queste iniziative culturali, che poi sono terza missione. La terza missione è molto importante, come è stato già sottolineato, e nell'ambito dell'attività di terza missione devono essere contemplate e misurate in un certo senso tutte le attività culturali che svolge soprattutto l'area umanistica. Quindi le attività culturali... Un minuto e mezzo. Un minuto? Grazie Carmelita. Quindi collaborare di più con l'istituto scolastico regionale e con le scuole, cosa che già facciamo ma a mio avviso dovremmo valorizzare, e con le istituzioni culturali della città, e poi lavorare attraverso Study in Venice, che è un'iniziativa che è nata su iniziativa mia e dell'Ufficio Relazioni Internazionali con le altre istituzioni, con UAB, il Conservatorio, l'Accademia di Belle Arti, con il Comune e la città metropolitana. Abbiamo copiato da Milano, c'è anche a Milano Study in Milan. Il progetto più importante che stiamo seguendo in questo momento è il progetto di residenzialità studentesca a Venezia. Stiamo per firmare il protocollo in collaborazione con le associazioni di imprenditori che sono d'accordo nel affidare, restituire appartamenti per locazione turistica agli studenti, e hanno accettato la nostra richiesta di calmierare gli affitti da 250 a 400 euro a studente. E infine le relazioni internazionali, l'hanno detto gli altri, siamo un ateneo di successo, in particolare quest'anno e lo scorso anno abbiamo avuto questo primato del Censi nelle relazioni internazionali,
Investirei in Erasmus Plus ancora, programmi doppi titoli, dove già siamo forti, università europea, internazionalizzazione a casa, e investirei soprattutto in una nuova forma di internazionalizzazione che passa attraverso l'italiano. E qui vi faccio, e ovviamente rapporti con il Ministero, e questi sono le partnership strategiche che già abbiamo avviato nei vari ambiti. Grazie. Grazie Tiziana. Adesso tocca al professor Rubino. Cerco di trovare dov'è il mio, dov'è il, qui, dov'è il mio? Okay. Possiamo iniziare? Grazie, allora grazie a tutti, grazie Carmelita, mi fa molto piacere essere qui e la mia proposta riguarda soprattutto la dignità dei lavoratori, la serenità sul luogo del lavoro. Voglio realizzare un Ateneo più equo, più solidale, più democratico attraverso riforme consistenti del nostro modo di stare insieme. Due parole sulla mia modesta persona e poi vorrei mettere in evidenza tre aspetti. Credibilità, coerenza, concretezza. Chi sono? Sono un oceanografo fisico, ho lavorato molto in mare, soprattutto nell'Oceano Indiano, ma mi occupo soprattutto negli ultimi anni di processi teorici dell'oceanografia fisica. Mi sono interessato anche di scienza divulgativa, ho scritto alcuni libri che hanno avuto un discreto successo e mi sono interessato di temi anche fuori dal mainstream. Questo però mi ha portato fortuna ad un certo punto di vista, perché ho pubblicato 10 lavori su riviste del gruppo Nature fino adesso, e quindi sono contento di aver scelto questi lavori. Ma la cosa più importante che volevo comunicarvi per il mio passato riguarda il fatto che io da molti anni mi occupo attivamente di questi temi, come singolo, in piccoli gruppi a livello nazionale. Vedete, vi ho messo in evidenza tre ricorsi che io ho contribuito a iniziare come referente nazionale del contenzioso del sindacato CIPUR, che riguardano i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori di qua. Questi ricorsi sono ancora in itinere, se avranno successo porteranno a un cambiamento delle regole e quindi la discriminazione dei ricercatori di tipo A, che non possono né accedere a un posto fisso né in un modo né in un altro, verrà sanata. Quindi mi sono occupato di questi temi, ma prima ancora io mi sono occupato da solo e a capo di un piccolo gruppetto della equivalenza dei titoli comunitari. Qui vedete per esempio sopra l'interrogazione al Parlamento europeo dell'allora senatore Gianni Vattimo riguardo ai temi che io avevo suscitato, e sotto vedete la causa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che riguardava il caso che io avevo suscitato. Tutte queste cose sono online, potete vederle. Mi sono interessato del sistema universitario scrivendo molti post e anche articoli su ROARS che alcuni di voi possono conoscere, nel 2014. Quindi io dico: guardate il passato delle persone, guardate la storia delle persone, perché il passato ci illumina sul presente e ci può anche aiutare a prevedere il futuro. Bene, io voglio realizzare un ufficio che risponda esclusivamente al nuovo rettore, con la funzione di implementare quei processi che realizzino un concreto benessere lavorativo sotto tutti i punti di vista, e immediatamente istituire una commissione di Ateneo per la democrazia, la legalità e la trasparenza. Tra i tanti scopi di questa commissione, importantissimo sarà valutare tutti i regolamenti riguardo ai principi di logicità, democraticità e partecipazione. C'è molto da fare. Guardate il grafico a destra, è il numero di docenti che insegnano almeno un corso fuori settore scientifico disciplinare. Questo non va bene. Se il docente insegna fuori settore scientifico disciplinare è stressato e probabilmente non dà agli studenti neanche il massimo. Ogni docente non dovrebbe superare le 120 ore di didattica frontale, questo dice la normativa,
Questo dice la prassi degli Atenei. Inoltre, fare 4 corsi per docente può essere anche questo controproducente per i docenti stessi, per gli studenti. Nome e contenuto dei corsi non dovrebbero essere contraddittori rispetto al settore di riferimento, altrimenti rischiamo che settori grossi possano fagocitare settori piccoli ma culturalmente molto importanti. Il calendario deve essere flessibile, abbiamo esigenze diverse, quindi da quello che vi ho detto risulta che il piede orario, il problema del piede orario va affrontato con coraggio e radicalmente. Non siamo un ufficio, abbiamo bisogni diversi. Ogni docente, affinché possa dare il meglio, ha diritto ad operare in spazi attraverso strumenti adeguati alle proprie necessità. Quindi per fare questo dobbiamo conoscere esattamente come sono suddivisi gli spazi. Da questa analisi avremo un miglioramento nell'allocazione degli spazi ad ognuno e poi dovremo fare grossi investimenti, lo vedremo nell'edilizia, ma questo è un altro problema. Soprattutto dobbiamo vedere se ci sono anche enti esterni che occupano i nostri spazi, se non ce lo possiamo permettere questa cosa va discussa e affrontata. Per quanto riguarda la ricerca, i fondi ADIR vanno notevolmente ampliati, ma quello che è importante è che l'ADIR deve essere distribuita a tutti. Se uno di noi non riceve l'ADIR, alla fine è l'istituzione che paga pegno. Quindi il modo di distribuzione deve essere radicalmente mutato, dobbiamo introdurre un reddito di cittadinanza della DIR in modo che ognuno, anche chi non si muove nel mainstream o chi ha progetti più grossi o anche chi è in crisi, possa continuare ad avere delle risorse per andare avanti a suo vantaggio, a vantaggio dell'istituzione. I fondi non debbono avere una scadenza, possiamo lavorare per progetti grossi, quindi nessuno ci deve dire quando scadono, se c'è un progetto. Inoltre ci vuole un sistema efficiente di rotazione nell'attribuzione della supervisione dei dottorandi e degli assegnisti. Noi siamo il nostro gruppo, le pubblicazioni davvero eccellenti vanno finanziate dall'Ateneo, in modo che tutti possiamo provare ad avere delle pubblicazioni eccellenti. Questo è un investimento che ci porterà più soldi in premialità ministeriale. Il carico di lavoro burocratico amministrativo deve essere ridotto, si può fare perché noi abbiamo molto, molto carico burocratico che altri Atenei non hanno e lì c'è da lavorare moltissimo. Ma cosa importantissima, le assegnazioni del Fondo Unico di Dotazione debbono basarsi su un'analisi delle specificità dei singoli dipartimenti, in modo che non vi siano disparità di trattamento tra le diverse aree dell'Ateneo. Quindi meno importanza ai modelli, più spazio per soluzioni davvero condivise. Basta con i modelli aziendalistici. La quota strategica deve essere gestita esclusivamente dai dipartimenti. È buona se assumiamo dall'esterno, lo vogliamo tutti. È cattiva se si traduce in punti del rettore. Punti del rettore zero. Chi chiama i docenti è il dipartimento, non è il rettore. Altrimenti si crea un cortocircuito istituzionale. Le progressioni di carriera debbono basarsi su un'analisi ragionata dei risultati complessivi, al di là dei vincoli bibliometrici o numerologici imposti dall'alto. Nella valutazione delle procedure per l'avanzamento di carriera dobbiamo fare distinzioni tra i diversi settori scientifici, perché ogni settore scientifico ha le sue regole di pubblicazioni, eccetera. E inoltre i meriti debbono essere meriti scientifici, didattici, di progetti competitivi, non meriti basati su assegnazioni fiduciarie, perché questo non è nello scopo di premiare il vero merito scientifico. Il fondo di premialità deve essere ampliato sostanziosamente, altrimenti noi rischiamo che molti portano i loro progetti all'esterno dell'Ateneo. E inoltre dobbiamo superare il criterio finanziario che vige oggi. Un progetto, se eccellente, è eccellente a prescindere da quanti soldi porta direttamente, ne porta anche indirettamente in termini di pubblicazioni di prestigio. Abbiamo tutti il diritto a conoscere con larghissimo anticipo le date, gli orari e i materiali degli incontri istituzionali, altrimenti non è vera democrazia e ogni cambiamento di data o di orario comporta la giustificazione di chi non può. Noi abbiamo il diritto ad organizzare la nostra vita serenamente. La partecipazione in qualità di rappresentanti dell'Ateneo a comitati, consigli di amministrazione, eccetera, sarà soggetta strettamente al principio di rotazione degli incarichi.
altrimenti si rischia di costruire delle lobby inamovibili, e questo è quanto di più deleterio possa esserci per la partecipazione democratica. Ogni forma di controllo che non sia quella prevista dalla legge di valutazione dei nostri risultati è da evitare e da limitare, fatti salvi gli obblighi naturalmente di tenere le lezioni personalmente e puntualmente. La verifica delle nostre attività didattiche è un'autocertificazione, ritorni ad essere autocertificazione senza che qualcuno ci suggerisca cosa abbiamo fatto. Lo sappiamo noi, lo diciamo noi. L'iter per lo scatto stipendiale deve tornare ad essere una procedura semplicissima e rapida. Poi la rappresentanza interna del CDA sarà ampliata, quella esterna ridotta, ma cosa ancora più importante è che la rappresentanza deve essere eletta, come si fa in tanti atenei. Non conta solo il numero, conta il fatto che chi ci rappresenta deve rappresentarci veramente, perché solo così si esprime il meglio. Abbiamo tutti diritto alla disconnessione, è un caposaldo costituzionale, la compatibilità tra ambiente di lavoro e vita privata. Quindi per il PTA a un certo punto, quando staccano il cartellino, basta. Per noi da una certa ora a una certa ora, basta. Le decisioni che riguardano il PTA vanno concordate, non contrattate, quindi no a decisioni dall'alto. Privilegiamo le progressioni economiche orizzontali. Se svolgiamo i concorsi ogni anno, in due anni tutti gli aventi diritto saranno soddisfatti. Le progressioni economiche verticali vanno incentivate, ma sotto l'auspicio della chiarezza più cristallina. Il PTA guadagna pochissimo ed è stressatissimo. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare in modo che siano favoriti. I buoni mensa sono un salario accessorio, spostiamoli da qualche altra parte, diamoli a tutti quelli che possono averli senza troppi problemi. Lo smart working va bene, ma in questo periodo ha comportato spese ulteriori per il personale mentre l'università risparmiava. Allora rimborsiamo le spese sostenute e inoltre facciamo sì che lo smart working non si traduca in un aggravamento dell'orario di lavoro e in un aggravio salariale. La reperibilità è un servizio gravoso, va onorata in maniera giusta, ma soprattutto i punti organico debbono essere rimodulati. Il nostro personale tecnico-amministrativo non ce la fa più, è in crisi. Noi siamo cresciuti, sono cresciuti i progetti, loro non sono cresciuti. Allora non si va avanti se non si riequilibra questo fatto essenziale. Su base volontaria, incentivata, possiamo anche fare una sorta di Erasmus interno per lo scambio su base semestrale o di alcuni giorni al mese del PTA. Per il problema dei CEL, dobbiamo reperire il parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito. Come si fa per i lettori? Dobbiamo ottenere il riconoscimento del profilo di insegnante universitario di madrelingua. Bene, fondazione, per essere un utile strumento, non deve oltrepassare alcuni limiti precisi. Uno, gli obiettivi di fondazione non possono riguardare la prima e la seconda missione dell'università pubblica, alta formazione e ricerca. Fondazione non può sostituirsi all'ateneo come datore di lavoro. Gli statuti, le finalità e l'organizzazione di fondazione non possono prevedere un alto precariato. Pertanto il rettore deve avere il pieno controllo di fondazione e il consiglio d'amministrazione deve vedere una larga maggioranza nostra dell'università. Inoltre, lo stare bene, a parte additare obiettivi irraggiungibili, cerchiamo di stare bene anche noi. Si preveda l'installazione di una rete di monitoraggio di aria, acqua e suolo presso gli edifici di Ca' Foscari, non costa molto. Venga accresciuta la sorveglianza sanitaria, le visite devono essere più accurate, le analisi più dettagliate. Installiamo defibrillatori ovunque, salvano vite, costano poco. Incentiviamo per gli studenti la residenzialità, l'università deve farsi parte prima per l'affittare direttamente con contratti pluriennali degli edifici da dare agli studenti, altrimenti in pochi mesi il problema si riproporrà. Dobbiamo reperire spazi adeguati per la socialità degli studenti, strutture agili per favorire la socialità, il rilassamento degli studenti. Inoltre, Venezia, non dobbiamo solo prendere da Venezia, dobbiamo anche dare a Venezia. Possiamo dare molto perché noi abbiamo molte specialità, sappiamo prevedere il futuro, vediamo cose che gli altri ancora non vedono, possiamo essere un modello. E quindi sensibilizzazione sui temi ambientali e della sostenibilità, aiuto alla polis nelle politiche di gestione del patrimonio materiale
e immateriale, informazione su nuove tecniche di salvaguardia della città, denuncia. Minuto e mezzo. Grazie. Di atti contrari alla buona amministrazione del patrimonio, proposizione di modelli nuovi e coraggiosi di salvaguardia dei diritti. Si possono rinforzare i servizi a sostegno della salute e della disabilità. Ecco, volevo dire, possiamo e dobbiamo fare politica nel senso più alto e nobile del termine. Non dobbiamo seguire quello che ci arriva dall'alto e che dopo pochi mesi è già superato. Molta della bibliometria è già superata dal Ministero stesso, quindi siamo più coraggiosi. Anche da questo dipende il futuro del nostro Ateneo e della nostra città. Ecco, questi sono per me i punti cardine per instaurare un nuovo modo di stare insieme che sia più rispettoso della dignità del lavoro, della democrazia, della partecipazione. Il programma lo trovate al link che sapete, c'è scritto, potete seguirmi su Facebook dove ho messo alcuni di questi temi che sono naturalmente molto più ampi di quello che adesso in 15 minuti è possibile per noi dire, ma guardate la storia delle persone, guardate quello che hanno fatto nel passato, avrete probabilmente buoni strumenti per prevedere il futuro. Grazie. Bene, grazie al professore Rubino e grazie ai quattro candidati per le loro presentazioni. Adesso provvediamo alla raccolta dei quesiti. Potete formulare i vostri quesiti, parlo ai colleghi in sala. Facciamo riposare qualche secondo i candidati che parlano da tempo. Abbiamo ricevuto soltanto due domande dai colleghi presenti da remoto. La prima domanda proviene da Antonio Tripodi ed è rivolta ai professori Biglio e Zilio Grandi, ma scrive con facoltà di risposta per gli altri, quindi darei risposta a tutti visto che abbiamo poche domande. Leggo: i sindacati e le rappresentanze sindacali, ovvero i rappresentanti dei lavoratori, in questi anni hanno subito un atteggiamento supponente che alcune volte è sfociato nel palese spregio. Adesso sembrerebbe emergere dai programmi dei candidati un atteggiamento diverso, ma cosa ci assicura che alle parole seguiranno i fatti? La domanda è posta in particolare ai due candidati presenti in Senato accademico, che in quel consesso si sono mostrati sempre indifferenti, ovvero ostili alle questioni, ad esempio rappresentanza in CTA, problema biblioteca, eccetera, posto dal personale tecnico amministrativo e CEL. Allora, l'ordine sarebbe quello inverso al precedente,
ma vorrei dare la parola prima al professor Giulio Granti e poi alla professoressa Biglio e dopo agli altri due, visto che la domanda è rivolta ai professori Biglio e Giulio Granti in quanto componenti del Senato Accademico. Grazie Carmelita. Ma rispondo al dottor Tripodi in maniera molto semplice. Nel mio programma è previsto un ruolo specifico di delegato del rettore ai rapporti col personale e le organizzazioni sindacali. Questo proprio per ovviare a una evidente lontananza tra le ragioni delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori rispetto all'amministrazione. Lontananza che è dovuta evidentemente anche da un certo atteggiamento da parte della direzione amministrativa, posto che anche il direttore amministrativo cambierà a breve, posto che una figura, diciamo, di mediazione come quella di un docente, che tra l'altro è l'unica figura per la quale io ho già pensato a una persona, l'unica, e si metta a disposizione dell'Ateneo e delle organizzazioni sindacali medesime per rispondere a queste esigenze, colgo l'occasione per dire che in Senato Accademico è stata posta una mozione relativa all'ampliamento, o meglio, alla natura delle modalità di composizione del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo e CEL. Nessuno in Senato di noi ha sentito il bisogno di appoggiarla in quel momento, proprio perché probabilmente, lo dico soprattutto per me, avevamo pensato, almeno io avevo pensato, a una modifica successiva da apportare allo statuto e al regolamento. Si può fare serenamente, non sarà una vera e propria lezione del personale, ma ci si muoverà all'interno della normativa vigente, modificando leggermente i documenti di Ateneo. Grazie. Professoressa Biglio. Grazie. Allora, la questione ovviamente è una questione rilevante, capisco la domanda. E mi par strano, come dire, considerare che sia una questione che ha riguardato solamente il Senato, ha riguardato in primo luogo il rettorato, la squadra di governo del rettorato, e quindi nell'arrivare anche in una posizione in Senato arriva con una posizione che in un qualche modo anche vede, come ci è stato più volte sollecitato, il comportamento dei senatori all'interno di una logica complessiva. È vero che la questione era stata posta probabilmente anche in tempi rispetto a delle prime considerazioni che insomma sarebbe stato opportuno vederle all'inizio del rettorato, in maniera tale che potessero incidere almeno sulla seconda composizione o comunque sulla rinnovo che poi è stato in definitiva del Consiglio di amministrazione. In realtà è arrivata successivamente. Condivido che l'intera, come ho scritto peraltro in programma, sia opportuno ora da un lato immaginare dei meccanismi di attenuazione di quello che viene vissuto da parte del personale tecnico amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici, come una mancanza di rappresentatività in base a quello che il regolamento e alcuni meccanismi possono prevedere in questo momento, ma sicuramente l'intera revisione dello statuto che va compiendo i 10 anni quest'anno e l'anno prossimo, insomma, possa avvenire all'interno della, come dire, accompagnando la definizione del piano strategico. Penso che le due cose vadano opportunamente discusse e portate avanti assieme, anche perché poi i tempi di revisione dello statuto non sono ovviamente immediati, perché richiedono una serie di passaggi oltre al ritorno dal Ministero, e quindi non permetteranno di poter incidere direttamente sulla composizione del prossimo Senato e molto parzialmente sul prossimo CDA. Grazie. Tempo scaduto, grazie. Allora, se gli altri due candidati desiderano rispondere, sì. Allora, la parola al professor Rubino. Grazie, grazie. In effetti io devo dire che c'è il resoconto ufficiale del Senato Accademico dell'11 aprile del 2018, dove si può leggere, andate a leggere quello che hanno detto i senatori, e allora lì vi renderete conto se c'è credibilità, coerenza di posizioni di 2 anni fa rispetto a posizioni attuali. Naturalmente si può cambiare idea e le persone intelligenti cambiano idea, però ognuno di voi è libero di andarsi a leggere questi verbali e vedere cosa hanno affermato
tutti i senatori accademici, perché c'è un resoconto molto bello. Io vi ho detto, e lo ripeto, è mio dovere dirlo, guardate le storie personali delle persone, vi diranno molto. Diceva un politico italiano caduto in disgrazia che si chiamava Bettino Craxi, diceva: non si diventa leader a 50 anni nei confronti di Martelli, lo diceva tanti anni fa, noi siamo vecchi e lo sappiamo. Allora, quello che voglio dire è, chi aveva possibilità di proporre tanti cambiamenti, al Senato accademico il luogo della proposizione, tante delle belle idee che si sentono adesso le poteva proporre il Senato accademico anni fa. Se queste cose non sono state mai proposte, vuol dire che non erano venute in mente nel passato, e allora dobbiamo riflettere su questo punto. Io, da parte mia, ho portato avanti delle battaglie da solo, in piccoli gruppi e in grandi gruppi, per le tutele dei più deboli. I ricorsi, alcuni di questi ricorsi portano il mio nome, le battaglie a livello di Corte di Giustizia dell'Unione Europea le ho fatte io, e quindi io, dal mio punto di vista, ho proposto per me la coerenza di quello che faccio da 15 anni, perché queste sono cose del 2004, del 2004, del 2005, del 2006, che sono andate avanti fino adesso. Posso parlare per me, mi auguro che questa coerenza, questa credibilità ci accomuni. Pochi tutti. Secondi. Finito. Finito. Grazie. La professoressa Filippilla, se mi dà 2 minuti, avverto le colleghe Pelizzon, Cresci o Heda Calvo di prepararsi mantenendo le distanze per leggere la loro domanda dal microfono. Prego Tiziana. Rispondo brevemente, io non sono mai andata in contrattazione sindacale perché di competenza del direttore generale, la gestione personale e quindi la contrattazione sindacale è stata una questione di competenza del direttore e della dirigente, e talvolta ha partecipato anche il rettore. Però io posso dirvi che ho avuto un atteggiamento aperto sempre nei confronti delle rappresentanze sindacali, ce l'ho tuttora, e non ho approvato alcune misure che sono state adottate, ma più di suggerire di fare diversamente non posso fare. Come sapete, non ho diritto di voto, e anche negli organi, in Senato, in Consiglio di Amministrazione, e anche in occasione della Qualta io avrei gestito diversamente. E il personale lo sa, però questa non è stata una questione di mia competenza, e forse da lì è iniziato in particolare il malumore quest'anno. Bene, grazie. E la seconda domanda, siete pronte, ma c'è ancora un'altra domanda. La seconda domanda, proveniente da remoto, Olga Tribulato chiede a tutti i candidati, quanto leggo: tutti i vostri programmi e le vostre presentazioni di oggi fanno riferimento al problema degli spazi per l'area linguistico-umanistica. La questione, invero, era già pressante all'epoca della passata elezione del rettore, ma poco si è fatto in questo sessennio per trovare soluzioni in termini di acquisizione di nuovi spazi e riorganizzazione degli esistenti. Abbiamo intanto assistito alla progressiva trasformazione di alcune biblioteche in luoghi di socialità, a detrimento soprattutto della funzionalità della BAUM, ormai giunta al limite di capienza massima. Vorrei dunque chiedervi quali soluzioni concrete, è scritto in evidenza, immaginate per far fronte a questa situazione sia nel breve sia nel lungo periodo. Secondo l'ordine che ci siamo dati, tocca nuovamente alla professoressa Lippiello, poi al professor Zilio Grandi, poi alla professoressa Biglio e poi al professor Rubino. Prego Tiziana. Sì, grazie. Grazie Olga. In realtà direi che alcune misure sono state adottate, anche se non portate a compimento, e cioè, come forse saprai, è lo scambio Terese con San Sebastiano, che è un'operazione che non è gradita, quindi abbiamo fermato, e soprattutto non è risolutiva dei problemi dell'area linguistica e umanistica. Avrebbe risolto parzialmente un problema, che è quello del Palazzo Vendramin, che abbiamo in affitto, è un affitto oneroso e che dobbiamo smettere, quindi dobbiamo assolutamente trovare una soluzione sia per l'area umanistica che per l'area linguistica. Questo Ateneo ha ritenuto di valorizzare i palazzi storici di Ca' Foscari,
e quindi abbiamo tenuto questi palazzi che sono anche biblioteche. La Baum è sovraffollata perché abbiamo tantissimi studenti. Io ho cercato delle soluzioni concrete in questi mesi e alcune le ho individuate, però è chiaro che per trovare veramente delle soluzioni concrete bisogna essere nella posizione di rettore, poter dialogare quindi con le varie istituzioni e con il comune soprattutto, e alcune soluzioni sono state individuate. Ad esempio ci è stato offerto un altro palazzo, però e ce ne sono anche altri. Bisogna dialogare con la città, col patriarca, perché ci sono tanti luoghi che sono gestiti dai religiosi che non sono totalmente utilizzati. Un'idea che avevo avuto era anche quella di parlare appunto con il Collegio degli Armeni. Sapete, Palazzo Zenobio è un palazzo meraviglioso e grande, sarà onerosissimo ristrutturare quel palazzo, però quella potrebbe essere una possibilità, e San Sebastiano potrebbe essere restituito agli studenti e ai due dipartimenti, al DSU e al DFBC. Potremmo vedere quale dei due. Io non credo che il DSU ci stia completamente, forse il DFBC è più piccolo, ci potrebbe stare, o potrebbe essere un luogo semplicemente per gli studenti. Io sto pensando a varie soluzioni, ma bisogna essere nella posizione. Grazie Olga. Grazie professor Giulio Grandi. Grazie, ma io parto diciamo dall'alto, ovvero io ho messo in forte considerazione il rapporto con le istituzioni veneziane, che non sono evidentemente solo comune e regione, ma sono le più disparate. Tiziana adesso ne ha citate alcune. Io penso che una forte collaborazione immediata con queste istituzioni possa comportare anche, tra l'altro, a spese assolutamente ridotte attraverso dei comodati d'uso o altro, alla risposta a questa problematica. Da par mio avevo immaginato, sentendo un po' alcune proprietari, diciamo così, di aprire una sala di lettura eventualmente con biblioteca in Campo San Barnaba. Però ha ragione perfettamente Tiziana, cioè le operazioni immobiliari, qualunque operazione immobiliare, che non siano tra l'altro, perché qui l'urgenza è sotto gli occhi di tutti, debbono essere proposte, debbono essere pensate da un rettore evidentemente in carica. Fino a questo momento non siamo arrivati alla meta, nel senso che siamo a metà del guado con riferimento a San Sebastiano e le Terese, siamo a metà del guado anche con la Tesa 5, per esempio. Ci sarebbero delle considerazioni da fare, per esempio, con riferimento al Vega, le ho fatte nel mio programma. È chiaro che però qui c'è un'urgenza, l'urgenza è quella derivante dai dipartimenti umanistici. Quando dico umanistico, riprendo quello che ho detto all'inizio, mi riferisco anche alle lingue, perché anche lì noi abbiamo delle micro biblioteche sulle quali occorre fare delle riflessioni. Poi possiamo tranquillamente decidere che le micro rimangono micro, perché sono fruibili diciamo quotidianamente dai colleghi e dagli studenti che ci lavorano, e eventualmente il resto va sotto la forma dell'investimento, della collaborazione. Grazie. Grazie. Allora, la questione spazio è una questione indubbiamente prioritaria. Olga sottolineava la necessità, in particolare riguardo alla biblioteca di area umanistica. È vero che il presente rettorato era partito con una situazione particolarmente critica di discussione su quelle che erano acquisizioni, nuovi spazi, eccetera. Poi la dinamica del personale, delle attività è stata tale che in una prima fase c'è stato un decremento, quindi un allentamento dell'attenzione, e che ora siamo cresciuti fortunatamente. Ci sono molti anche più attività, necessità per la didattica, per la ricerca, eccetera, e quindi la questione spazio è importante. È oggettivo che la situazione, ci possono essere diversi interlocutori, questa attenzione nei confronti, questa anche necessità di fare rete, di fare sistema con parlo genericamente dal territorio, risulta importante, anche perché permetterà, questo penso sia oggettivamente qualcosa su cui personalmente intendo lavorare, l'ho sottolineato molto, e su cui alcune prevalutazioni ovviamente come candidati lo si può anche fare, poi bisogna essere nella posizione di poterle portare a termine, però tutta una serie di attori e di attenzioni ci sono, e bisognerà metterci, cioè bisogna oggettivamente e concretamente lavorare per portare attenzione agli spazi, in primo luogo su Venezia, pensando appunto
l'area umanistica. Alcune riflessioni sono da farsi anche rispetto comunque agli spazi già esistenti, è stato citato lo scambio Terese-San Sebastiano, ma anche l'utilizzo stesso dell'ultima tesa a San Basilio, che può portare a spazi diversi, sempre a sostegno degli studenti, ma appunto pensando piuttosto a un utilizzo per biblioteche che altro. Sono decisioni che ovviamente in questo momento come candidati non si possono prendere, però su cui ovviamente personalmente sto riflettendo, perché appunto necessità di attenzione per gli spazi, l'ho messo in ampia evidenza e ci sono. Mi fermo. Grazie. A posto. Professor Rubino. Naturalmente bisogna essere onesti su questo punto. Il problema degli spazi a Venezia è un problema molto complesso, quindi i rettori del passato, la cui linea politica io ho contestato ampiamente, hanno cercato anche loro di risolvere questi problemi. Il problema non è banale. Naturalmente io ho previsto un prorettore agli spazi, proprio perché questo sarà un tema fortissimo. Dobbiamo completare l'idea di campus, perché è un'idea valida, e quindi campus linguistico, campus umanistico. Dal mio punto di vista i palazzi storici non si toccano, perché sono perle della nostra collana, se li perdiamo non li recupereremo probabilmente mai più. Venezia ha ottimi risparmi, quindi penso che siamo nelle condizioni di poter spendere dei soldi. I risparmi servono proprio, no? Come tutte le famiglie, si risparmia soprattutto per comprarsi la casa, e quindi in questo senso noi dobbiamo fare un piano molto accurato e molto grande per completare quest'idea di campus, che è la prima esigenza, oltre a completare anche quelle cose mancanti che io già vi ho detto, la socialità, la mensa a Via Torino, eccetera eccetera. Se questo si realizza, se per esempio l'idea di campus linguistico è realizzabile, allora si aprono nuove possibilità per le aree umanistiche, considerando San Sebastiano eccetera. Sono tutte cose però che sarebbe da ciarlatani voler dire da avere in tasca adesso nella situazione di candidato. Bisogna prendere questo dossier con un prorettore e lavorare sodo, mettere molti soldi e riuscire a risolvere questo problema difficile, difficilissimo. Grazie. Le domande da remoto sono esaurite, adesso diamo la parola alla professoressa Cresci. Grazie. Il tema un minuto. Rivolgi la domanda a tutti e quattro? Benissimo. Ordine inverso, il professor Rubino risponde per primo. Grazie. Innanzitutto io vorrei chiarire in 30 secondi la questione, perché mi sembra che non è chiaro. Quota strategica va benissimo se significa che noi dobbiamo prendere anche dall'esterno chiamate dirette. Ce lo impone il Ministero al 20%. Quota strategica va malissimo se si interpreta come punti del rettore. Le chiamate le fanno i dipartimenti, altrimenti c'è un cortocircuito, perché se il rettore dice voglio questo, il dipartimento poi lo deve chiamare. Chi decide? C'è un cortocircuito istituzionale, quindi quota strategica sì, punti del rettore zero. Io non dico zero alla quota strategica, dico zero ai punti del rettore. Inoltre, quando non è la stessa cosa, poi ne possiamo parlare più a lungo, ma il problema fondamentale è che si sono applicati dei modelli, diciamo, numerici che sono delle decisioni politiche occulte. Quindi noi dobbiamo rivendicare il ruolo della politica vera, non quella occulta. La politica vera significa mettersi d'accordo come farebbe la buona madre e il buon padre di famiglia, rinunciando. Il modello ti può anche dare suggerimenti, ma deve essere fatto bene. Questo secondo me non è fatto neanche bene, mio parere personale. Ma
noi dobbiamo recuperare il ruolo della politica, siamo 8 dipartimenti, ci dobbiamo sedere, il rettore chiude la porta, si mette la chiave in tasca e non si esce fino a che da gentildonne e gentiluomini non abbiamo trovato una soluzione che accontenti le persone. Il modello è una decisione politica occulta. Volete la decisione politica occulta o la decisione politica vera nel più alto senso della parola? Io sono per questa seconda opzione. Grazie. Grazie professor Rubino. Adesso tocca alla professoressa Biglio. Grazie. Allora, quello che sottolineo nel programma è da un lato la riduzione della quota strategica al 20%, dall'altro l'utilizzo della stessa in maggiore condivisione con i dipartimenti. Qui il tema è importante anche poi chi prende queste decisioni, perché in realtà grandi criteri non ci sono stati in questi anni riguardo alla quota strategica, e peraltro non è stato neanche chiaro bene quale sia stato il search committee nella composizione, nei meccanismi che sono andati evolvendosi non sempre in modo chiaro. Quindi sicuramente deve passare attraverso una maggiore trasparenza da questo punto di vista riguardo a quello che come Ateneo si individua essere un eventuale search committee, se questo si ritiene. Ci deve essere una maggiore condivisione con le necessità dei dipartimenti. Qui mi riferisco soprattutto anche ad un minimo di allineamento con le necessità della didattica, perché altrimenti c'è una necessità e un'utilità ad avere ingressi di nuovi colleghi che possano ampliare il tipo di ricerca, di attività, a seconda anche eventualmente di quelle che possono essere delle esigenze previste per il futuro, ma allora qui bisogna allinearsi a quella che è una visione eventualmente strategica, che non è solo dell'Ateneo, che deve essere appunto condivisa con i dipartimenti, o altrimenti se all'interno di considerazioni diciamo dell'esistente, quindi di un rafforzamento dell'esistente, non può prescindere da quelle che sono anche le esigenze didattiche. Quindi quello che vedo necessario è da un lato una maggiore trasparenza e chiarezza rispetto a quelli che sono i meccanismi, che finora non è stato così chiaro e così evidente il modo in cui ci si muoveva, e dall'altro lato una capacità di allineare quelle che sono le scelte a quelle che sono appunto le visioni strategiche, le scelte strategiche dei dipartimenti, quindi all'interno di quello che è una condivisione appunto delle stesse. Grazie Carmelita. Ma premesso che l'ultimo che ha chiuso la porta, ha preso la chiave e se n'è andato, è finito a processo, era un noto dirigente calcistico. Detto questo, il rettore è l'istanza politica dell'Ateneo. Allora, io non mi scandalizzo a parlare non di punti del rettore, ma di programma strategico che il rettore cerca di indirizzare, perché evidentemente è l'apice della struttura organizzativa. Come? Diceva bene Monica, il Search Committee a me personalmente ha deluso terribilmente, non mi è arrivata neppure una risposta ad alcune mie richieste, quindi c'è qualcosa che va messo in ordine. E c'è però un ulteriore elemento, perché la collega Cresci chiedeva di puntualizzare, chiedeva analiticità. Io l'analiticità l'ho pensata, nel senso che, fermo restando il 20% da utilizzarsi secondo me meritoriamente per chiamate internazionali, quel 10% in più, pari per l'anno scorso a 3,6 punti organico, andrebbero, a mio modo di vedere, dedicate al personale amministrativo e collaboratori linguistici e al personale che deve passare da RTDA a RTDB. In questo modo noi risolviamo due problemi: rinforziamo i dipartimenti per la ricerca, per la didattica, eccetera, e facciamo crescere il nostro personale più attento alle dinamiche della ricerca. Grazie. Grazie Gaetano. La professoressa Di Piello. Sì, grazie Carmelita. Allora, io su questo punto vorrei dire che non esistono i punti del rettore, nel senso che non è il rettore che decide le proposte di chiamate esterne. Il flusso di informazione forse non ha funzionato bene, però le chiamate esterne che si è deciso fossero
basate su individuazione di profili interdisciplinari, quindi nuovi, erano condivise sempre con i direttori e proposte ai direttori e anche al Senato accademico che approva poi queste chiamate. Quello che io farei, una condivisione fin dall'inizio con i dipartimenti, il Search Committee dovrebbe limitarsi all'individuazione di progetti europei e chiedere ai dipartimenti vi interessano fin dall'inizio o meno, cosa che ha fatto, però forse il flusso di informazioni non è stato così facile, tant'è che questa è una buona pratica che ci è stata copiata da Padova, come sapete, e che adotta anche Trento, l'Università di Trento. Ieri parlavo con il rettore di Trento che mi diceva che loro danno il punti organico per il 50% sul turnover e poi l'altro 50% in base a queste chiamate strategiche che però vengono programmate dai dipartimenti. Quindi si lascia la libertà ai dipartimenti di fare delle proposte e potremmo adottare anche noi questa proxy facendo fare al Search Committee soltanto un lavoro di ricerca dei progetti europei o altri progetti interessanti e complementari alla nostra offerta didattica. Questa potrebbe essere per il futuro una proxy e sono d'accordo con Monica nel dire non solo che non devono essere avulse dalla nostra realtà didattica, ma anche che non si devono creare delle sacche che insistono sempre sulla stessa disciplina, ambito disciplinare. Questo non va bene. E poi un'ultima cosa che mi sento di dire, questi progetti in realtà hanno portato beneficio all'Ateneo nella assunzione anche di riconoscimento da parte del Ministero, perché generano appunto riconoscimento in termini anche di punti organico, quindi è un beneficio per l'Ateneo. Posso proporre di fare un altro giro su questa domanda? No, semmai lo faremo dopo. Adesso devo dare spazio alle colleghe che aspettano. La professoressa Pelizzon ha un minuto di tempo per la sua domanda. Rivolta a tutti? Sì. Prego. No, intanto buongiorno a tutti. Penso che tutti abbiamo apprezzato i vostri ampi programmi, diciamo i sogni che abbiamo per questo Ateneo. Però quello che secondo me, anche se è un po' toccato nei diversi programmi, ma non è stato focalizzato a pieno, è come prevedete in realtà di finanziare tutti questi, diciamo, grandi progetti, sia in termini di fondi di Ateneo ma anche di punti organico, a meno che non pensiamo di utilizzare quello che abbiamo già e utilizzarlo in maniera diversa. E quindi appunto vorrei capire come riuscirete effettivamente a realizzare i grandi progetti che ci avete presentato. Ordine di risposta, questa volta è Biglio, Rubino, Lippiello e Zilio Grandi. La professoressa Biglio ha i suoi due minuti. Grazie. Grazie per la domanda. Effettivamente il tema di come finanziare, di come sostenere determinate scelte è un tema importante. L'Ateneo in questi anni comunque ha avuto una storia in termini di risorse, sia sul fronte finanziario, sia anche sul fronte dei punti organico, insomma buona, quindi ci sono state diverse possibilità. Ovviamente l'attenzione per il futuro è particolarmente preoccupata, perché la situazione, peraltro anche dovuta all'emergenza sanitaria, non è un'attenzione che ha portato positività, però comunque in questo momento un po' di attenzione in più rispetto a quella che è la formazione universitaria, l'attenzione all'università c'è. Qui vedo bene due questioni. Da un lato, fortunatamente, i meccanismi dei piani straordinari di lettera B hanno aperto la possibilità di comunque poter permettere a quelli che sono attualmente, offrire delle possibilità a quelli che sono gli attuali ricercatori lettera A, e dall'altro lato aprire la possibilità appunto che quelli che sono i punti organico offerti dal turnover possano essere a disposizione anche delle progressioni di carriera o di eventuali altri investimenti. Quindi questo fronte c'è un po' di tranquillità. Insomma, qualche possibilità. Dall'altro lato, sul fronte più finanziario, qualche tema riguardo anche quelle che erano poi l'incidenza della crescita degli scatti stipendiali, che non è una questione da poco, che poteva incidere particolarmente sul futuro. Fortunatamente le ultime indicazioni sono che almeno per il grosso venga preso in carico del trasferimento da parte del Ministero. Quindi il potenziale di risorse, se l'Ateneo ha lavorato bene, continua a lavorare
bene se l'attenzione rispetto alla progettualità, anche i meccanismi con cui le risorse possono entrare, dall'altro lato l'attenzione anche alla valutazione, quello che è importante, la valutazione della ricerca, e dal lato sì il riconoscimento del valore, ma anche poi la possibilità che questo si ripercuota in capacità di avere maggiori fondi premiali e quindi maggiori risorse. Grazie. Grazie. E il professore Rubino, prego. Grazie. Allora, sono d'accordo rispetto a molti aspetti con quello che ha detto la collega. Noi negli ultimi anni abbiamo avuto plusvalenze. Lo scopo di un'università non è quello di mettersi in tasca i soldi, quindi questi li possiamo usare. E l'edilizia, se abbiamo una situazione florida economicamente, noi dobbiamo attingere a queste risorse, dobbiamo fare dei mutui, con questi si fanno i piani edilizi, questo è chiaro. In secondo luogo, adesso è una situazione naturalmente molto 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 critica, quella della pandemia, ma sicuramente i piani e i soldi europei debbono essere impiegati per la ricerca, questo è stato detto, questa è una condizione, quindi noi prevediamo risorse aggiuntive. Inoltre, negli ultimi anni la quota premiale ci ha portato al turnover, l'anno scorso mi sembra del 137%, quindi noi stiamo crescendo rispetto, ok? Significa che se va in pensione 10 persone entrano 17, perché va in pensione di solito l'ordinario e entra il ricercatore, quindi capite che in termini di punto organico esce uno e poi entra 0,5-0,7. Quindi non è che le risorse non ci sono, ma il mio progetto è un progetto più ampio, almeno nel mio augurio. Se noi riusciamo a stare meglio insieme, se noi ampliamo la partecipazione, se noi diamo più risorse a tutti, non sprechiamo soldi, facciamo un investimento, perché questi soldi ritorneranno. Se noi non lasciamo indietro nessuno con la DIR, con le risorse, se noi i punti organico della quota strategica, che ce la prescrive il Ministero al 20%, li facciamo decidere solo al Dipartimento, quindi non so qual è la questione, se noi facciamo tutto ciò avremo un ritorno maggiorato e questo sarà possibile spenderlo per molti dei progetti che tutti i candidati hanno prefigurato. Grazie. Grazie. Professore Salipiella. Allora, siamo un Ateneo virtuoso, come sapete, abbiamo un bilancio molto sano, questo grazie al lavoro di tutti, veramente di tutti, e anche grazie ai progetti di eccellenza che ha vinto il nostro Ateneo, che ha portato a, non solo a fondare dei centri nuovi, innovativi, ma anche a reclutare delle persone. Quindi abbiamo dotazioni di punti organico del Ministero, ci sono punti organico sia per il personale docente che per il personale tecnico amministrativo. Per il prossimo anno abbiamo 6 punti organico per il PTA e poi anche negli anni a venire. Quindi io vedo grandi prospettive di crescita per il nostro Ateneo. Abbiamo un patrimonio non vincolato di 90 milioni, di cui 4,5 abbiamo speso per gli studenti, le ultime iniziative fatte per gli studenti, quindi abbiamo un ampio margine di intervento per appunto operazioni quali quelle che vi menzionavo prima, borse di ricerca e posti di ricercatori di tipo A che hanno una durata triennale, quindi non sono permanenti. E dipenderà poi da se in futuro riusciremo a tenere questo ritmo e un patrimonio così ricco. Quindi io sono abbastanza positiva rispetto almeno alle misure che io ho messo nel mio progetto. Grazie, professor Giulio Grazi. Grazie Carmelita, ringrazio per la domanda. Il punto è che da tutto ciò che si è detto fino a questo momento stiamo aspettando Godot, stiamo aspettando il Ministero. Allora, se riprendiamo quanto diceva il professor Rubino prima, che ho avuto il piacere di dire agli incontri parecchio tempo fa, cioè se vogliamo fare come che fosca di buon padre o madre di famiglia, noi dobbiamo cominciare a vedere in casa nostra prima ancora di vedere che cosa ci arriva dall'esterno. Se questo è vero, nel bilancio, come Loriana sa bene, ci sono dei costi comprimibili e dei costi incomprimibili. Se noi cominciamo a ragionare su che cosa si può toccare, ovviamente facendo delle scelte politiche, per esempio la scelta politica immediata è quella di garantire il diritto allo studio degli studenti e quindi investire da questo punto di vista. Può essere la scelta di trovare nuove soluzioni, diciamo in termini di edilizia. Noi scopriamo che come costi comprimibili legati alle spese, fondamentalmente alle scelte politiche, abbiamo 26.758 erotti.
pari a buona parte dell'incomprimibile, che invece è pari a 83 milioni, scusate. Aggiungo una cosa, ovvero io non sono d'accordo che dobbiamo essere cicala a tutti i costi. Io penso che qualunque rettore venga eletto debba pensare sicuramente a lasciare una situazione più o meno stabile. Certo, io non, come dire, lo dico, parlo della corda dopo essermela legata, però non è un momento facile per il futuro rettore, perché avremo delle entrate inferiori da un punto di vista degli studenti, della contribuzione studentesca, dobbiamo investire negli studenti per riportarceli qui, non è un momento facile, però dobbiamo innanzitutto non aspettare, come dire, come il generale Drogo, che arrivino i punti organico, quelli arriveranno naturalmente, ci si augura che il Ministero investa su questo, ma dobbiamo darci da fare. Grazie. Grazie, perfetto. Adesso è il turno della professoressa Eda Calvo, il suo minuto. Prego. Grazie. Allora, nella linea delle mie colleghe, tutti quanti avete parlato di aumentare il PTA del Dipartimento, qualcosa che tutti i dipartimenti ci auguriamo. Ma immagino che, come ho visto in questi casi, la differenza è nel come. E quindi la mia domanda è come farete per aumentare il PTA del Dipartimento, con quali punti organico, e faranno la scelta saranno di Dipartimento con le proprie risorse, quindi il come è quello che ci interessa. Grazie. L'ordine è inverso, prima il professor Zilio Grandi, poi Di Piello, Rubino e Biglio. Gaetano, due minuti. Grazie Presidente. Io l'ho già detto, la riduzione della cosiddetta quota strategica dovrebbe andare in buona parte al 50%, si può decidere in altro modo, al personale amministrativo dei dipartimenti e ai ricercatori, al passaggio RTDA e RTDB. Va da sé che spesso alle riunioni tra direttori con il rettore ci è stata posta la domanda: ma vorreste distribuire qualcosa in più al personale amministrativo rispetto a un ricercatore e quant'altro? Quindi anche qui l'idea è l'investimento sul futuro. Io sono assolutamente consapevole del fatto che avere un ricercatore in più, ma non avere il personale che attraverso la propria collaborazione riesce a far fruttare quel ricercatore, sia fondamentalmente inutile. E quindi io sarei dell'opinione, e sposo anche una cosa che ha detto prima Angelo, di investire sul personale del Dipartimento, eventualmente facendo anche dei meccanismi di mobilità, creando i presupposti di meccanismi di mobilità, perché non vi sia una specie di discrasia e anche di lontananza tra il personale dei dipartimenti e il personale dell'amministrazione centrale. Questo è purtroppo quello che spesso accade, noi dobbiamo evitarlo. Grazie. Adesso la professoressa Di Piello. Sì. Allora, i punti organico che vengono riservati al personale tecnico amministrativo non sono destinati alla sede centrale piuttosto che ai dipartimenti. A mio avviso deve esserci una politica e una programmazione pluriennale, così come c'è una programmazione di punti organico per i docenti. Quindi va fatta con i dipartimenti, facendo un monitoraggio delle attività all'interno dei dipartimenti e quindi una rilevazione delle necessità. I dipartimenti quindi dovrebbero, assieme all'Ateneo, dare evidenza di quelle che sono le necessità, e l'Ateneo dovrebbe programmare in modo appunto pluriennale anche quelle che sono le esigenze sia in Ateneo e nei dipartimenti, avendo il coraggio anche di tagliare attività laddove non ce la facciamo con il personale tecnico amministrativo. Consideriamo anche che molto del nostro personale tecnico amministrativo, sia della sede centrale che nei dipartimenti, è finanziato da progetti europei. E io credo che l'Ateneo debba quindi collaborare di più e trovare ci debba essere un'osmosi maggiore sia tra gli uffici della sede centrale sia tra gli uffici e i dipartimenti, e credo che trovando quindi sinergie forse si può lavorare di più insieme. Ci siamo dimenticati un candidato. No, ho guardato una riga diversa. Grazie. Prego. grazie. Ma innanzitutto bisogna dire che quando i punti organico arrivano non sono etichettati, quindi sta a noi decidere secondo le necessità quanti punti organico ci servono per i
docenti e quanti per il PTA. Inoltre, la ripartizione che è stata fatta tra sede centrale e dipartimenti, anch'essa non è che è scritta nella Bibbia, sta a noi decidere se, come è vero, i dipartimenti sono aumentati enormemente come numero di docenti e sono aumentati anche come progetti. Naturalmente noi dobbiamo tenere conto di queste necessità, perché altrimenti io sento dagli incontri che ho fatto che in generale i PTA sono sotto stress estremo, e capite bene, i PTA che sono così fondamentali per il nostro lavoro hanno degli stipendi molto bassi. Non dobbiamo dimenticare questo aspetto, fanno un lavoro gravoso, molte volte al di là degli orari che dovrebbero fare, poi alla fine del mese lo stipendio è quello che è. Quindi noi dobbiamo impegnarci pure per gratificare economicamente, nei limiti consentiti dalla legge, questi elementi fondamentali del nostro lavoro. Allora, su queste basi, la decisione è questa. Se voi leggete il piano strategico di Michele Pugliesi di allora, era scritto che il PTA doveva restare più o meno stazionario. Quella era la prognosi di allora. Adesso la dobbiamo rivedere. Il rettore che sarà eletto dovrà iniziare immediatamente con il piano strategico. Quindi dico a tutti i candidati, se sarete eletti, se sarò eletto, rivediamo questi numeri che non stanno scritti nella pietra, ma dipendono da noi. Grazie. Grazie, la professoressa Biglio. Grazie. Serve innanzitutto, per poter prendere in considerazione bene la questione, come ho già citato, un nuovo patto tra il personale tecnico amministrativo, diciamo in generale, e il personale docente. Mi riferisco al fatto che oggettivamente il personale docente è cresciuto un 24-25% negli ultimi 4 anni, mentre il personale tecnico amministrativo non è cresciuto, per cui è oggettiva che serva un'attenzione, uno sviluppo, diciamo, armonioso tra le due componenti, nel rispetto anche di quello che può essere fatto da parte del personale tecnico amministrativo, che ovviamente ha accompagnato gli sforzi dell'Ateneo, la crescita, la progettualità, e non sono mancati questi sforzi, quindi va sicuramente apprezzato in questo. Siccome la domanda riguardava in particolare i dipartimenti, al momento sono fatte sempre delle scelte che in un qualche modo vedeva anche un po' la distribuzione che attualmente c'è tra circa l'80% a livello di sede centrale e 20% dei dipartimenti, che ovviamente si percepisce la difficoltà poi a livello dei dipartimenti. Quindi da questo punto di vista serve da un lato maggiore attenzione rispetto a quelle che sono le necessità del personale tecnico amministrativo, dall'altro una capacità e una ricognizione di quelli che sono i carichi di lavoro per la valutazione anche poi di dove servano le risorse. Serve anche avere delle scelte organizzative un po' diverse dalle attuali, che da un lato possono permettere sicuramente la mobilità. Penso che poi per alcuni aspetti particolari ho affrontato molto la questione, per esempio per quanto riguarda la ricerca, debbano permettere anche una diversa organizzazione, una diversa distribuzione delle competenze, valorizzazione delle competenze tra l'amministrazione centrale e i dipartimenti, perché altrimenti si creano delle oggettive difficoltà. Quindi sia per quanto riguarda l'analisi dei carichi, quindi poi le scelte di dove collocare, dove utilizzare i punti organico, sia per quanto riguarda diverse modalità organizzative, ivi compreso favorire la mobilità e la possibilità appunto di ridistribuire le competenze. Grazie. Grazie. Qualche secondo di pausa per consentire ai colleghi De Rubeis, Maso e Ferrarin di avvicinarsi al microfono e porre la loro domanda, specificando se la pongono a tutti e quattro o a qualcuno dei candidati. La comunicazione è un settore cruciale per l'Ateneo, perché così consente di far conoscere all'esterno la direzione verso la quale l'Ateneo sta andando, e consente anche di tracciare una strada, di mettere in luce determinate tematiche rispetto ad altre. Per fare questo si deve fare anche una selezione di argomenti che
che i vertici ritengono strategici e sui quali intendono puntare. Quali sono i vostri? Cioè, che cosa vorreste che si sapesse in particolar modo della vostra università all'esterno? Cioè, su quali puntereste? Cioè, possono essere ricerca, didattica, progetti speciali, l'impegno per la città, la cultura. Quali sono i vostri? Tutti e quattro? Sì. Bene, cambiamo l'ordine. Lippiello, Rubino, Biglio e Zilio Grandi. Tiziana. Grazie per la domanda, intanto, molto interessante. Io forse metterei al centro di tutto gli studenti, i dottorandi, perché deve essere un servizio fornito soprattutto per gli studenti dottorandi, sicuramente anche la ricerca, però il sito deve essere guardato soprattutto dagli studenti. Cioè, cosa della comunicazione metterei in evidenza? Ovviamente tutte le attività dell'Ateneo, le attività principali, didattica, ricerca, terza missione, e vanno collegate di più, secondo me. Vanno collegate di più e non considerate separatamente, perché terza missione ha a che fare con didattica e ricerca, quindi non separerei i tre ambiti. E sicuramente l'impegno civico dell'università nel territorio, in città soprattutto, va enfatizzato. E sottolineerei anche la dimensione internazionale del nostro Ateneo, quindi questo forse è un aspetto in cui dovremo lavorare di più. Ovviamente so benissimo quali sono le risorse nell'ufficio, avremo bisogno di più risorse per fare tutto questo. Non so se ho risposto. Grazie. Professor Rubina? Sì, grazie per la domanda. Per me è chiaro. La cosa fondamentale che io vorrei si sapesse della nostra università sono i risultati della ricerca, ok? Perché alla fine quello che caratterizza le università, il prestigio dell'università, dipende fondamentalmente dalla ricerca che si fa in tutti i sensi, ricerca in tutti i settori. E noi abbiamo visto in questi ultimi anni una crescita molto forte, per esempio, degli studenti internazionali, ma se andiamo a guardarci poi la distribuzione, vediamo che gli studenti comunitari dell'Unione Europea sono in stagnazione, addirittura in lieve calo. Allora, che voglio dire? Ognuno si ponga la domanda e si faccia la risposta, non mi fate dire tutto, ma vuol dire che noi dobbiamo attrarre bene. Cosa attrae soprattutto? Se si sa che quello che si può fare a Venezia, se io per esempio avessi una nave oceanografica, è un sogno, solo come esempio, molti studenti verrebbero a Venezia proprio per poter andare su questa nave bellissima, ma non ce l'ho. E quindi, se, e questo è solo un esempio, ma dico, se per esempio, che ne so, la collega avesse il super computer del mondo, potrebbe far girare dei modelli che nessun altro fa girare, allora verrebbero a Venezia, ok? Ma basare solo diciamo la comunicazione su una sorta di facciata, cioè far vedere sempre il palazzo bellissimo, questo è bello e noi siamo fortunatissimi, siamo a Venezia, ma guardate che c'è pure Firenze, c'è Roma, c'è Pisa, c'è Lecce, c'è Napoli, cioè l'Italia è bellissima, anche se Venezia è particolare, questo è chiaro. Quindi dico, guardiamo più alla sostanza. La sostanza dell'università in tutto il mondo è i risultati che produce. Quanti premi Nobel in America, si dice, ha prodotto 10 premi Nobel. Grazie. Grazie. Tocca alla professoressa Biglio. Allora, grazie per la domanda. Mi preme precisare che attenzione vada messa in primis sulla comunicazione interna, che so che non è la domanda, però è un aspetto particolarmente importante a cui ho dedicato attenzione e utilizzo questi 2 secondi anche per questo. E per quanto riguarda la comunicazione esterna, in primo luogo va comunicata la ricerca, ma in tutte le sue dimensioni. La ricerca, così come poi riverbera, a mio parere, sulla terza missione. E qui intendo sia la ricerca, ho parlato di un portale di Ateneo, perché si possa poi conoscere anche, non semplicemente all'interno, che è un aspetto indubbiamente importante, soprattutto ai fini di costituire e di creare comunità e di capire cosa fanno i colleghi, ma soprattutto esternamente. Per il riverbero nella terza missione lo trovo importante, perché quello che vorrei, ed è quello che ho tentato di specificare,
verificare anche nella questa visione, questo desiderio di avere anche queste competenze di cittadinanza consapevole, di esprimere anche valori, il carico di valori, il carico di scelte valoriali anche che possiamo fare come Ca' Foscari. Quindi ci sono tutta una serie di dimensioni che vanno dall'attenzione ai diritti umani alle questioni di genere, alle questioni di diseguaglianze di vario tipo, alle temi di sostenibilità eccetera, che nel momento in cui facciamo comunicazione, quando questi sono combinate all'interno di quella che è l'attività di ricerca che facciamo ed avviene regolarmente, possono costituire anche messaggi forti, messaggi utili anche esternamente. Grazie. Grazie. La seconda domanda? No, io devo rispondere. Non mi volete? Al professor Filio Grandi, chiedo scusa. Grazie Carmelita. Ma io mi metto nei... Mi metto nei panni. Mostro a tutti, scusate, non per giustificare. Ma non c'è problema, non c'è problema. E se posso, parlo. Allora, no, mi metto nei panni della dottoressa Ferrarini, perché quello della comunicazione, oltre ad essere un problema di comunicazione interna, farci conoscere chi siamo, chi sono i nostri colleghi. Questo è fondamentale, io l'ho detto prima, io vorrei sapere sempre chi si occupa dei miei temi. E a volte non lo so. Ma mi metto nei suoi panni, dottoressa, perché sono perfettamente consapevole che lei, l'ufficio, riceve continue sollecitazioni, dice perché io non sono nella prima pagina, perché io non sono qui e perché io non sono lì. Allora, cos'è che va comunicato? Hanno ragione i colleghi, noi siamo una struttura che fa ricerca. Ovviamente la ricerca a volte ha delle ricadute in termini di terza missione, diceva bene Monica, ci sono delle cose che vanno fatte sapere. Hanno delle ricadute anche i numeri degli studenti, ciò che gli studenti fanno dopo, per esempio il tasso di occupabilità dei ragazzi, che tipo di laurea diamo ai nostri studenti e così via. Io vi dico solo una cosa, non vorrei, e quindi la domanda è assolutamente ben posta, ricevere di nuovo una comunicazione di questo genere da parte di un'impresa esterna. Dice, ma io non sapevo che voi aveste il campus di San Giobbe. Mi è sembrato di sognare, perché voglio dire, noi abbiamo un campus in cui come dire, accogliamo imprese dalla mattina alla sera, dice ma io non sapevo che l'università era anche qui. Ora sarà stato distratto il personaggio, probabile, però ecco, altra cosa sullo studio reputazionale che ha commissionato l'Ateneo, non sono considerati gli alunni e noi invece siamo convinti che tutti nel mondo conoscano i nostri alunni. Grazie, chiedo ancora scusa e adesso è il turno del secondo collega, un minuto se ti vuoi presentare e spiegare a chi rivolgi la domanda. La domanda è a tutti, sono Flavia De Rumeis e vorrei sapere se pensate di coinvolgere i dipartimenti nella stesura del piano strategico di Ateneo, perché ovviamente da questo poi discendono Grazie. Adesso riprendiamo l'ordine iniziale, quindi rispondono a questa domanda Biglio, Zilio Grandi, Lippiello e poi Rubino. Prego, professoressa Biglio. Grazie Flavia per la domanda che è ben posta ed è estremamente pertinente. Il piano strategico deve essere il risultato di una condivisione ed in primis una condivisione che parte diciamo dai dipartimenti e quindi la risposta è fin troppo banalmente sì, e mi dispiace che sia fin troppo banalmente, no, non mi dispiace, ci credo fermamente che sia banalmente un sì. Ovviamente l'operazione chiederà da un lato come dire, diversi passaggi, perché sarebbe opportuno che ci fosse prima uno sviluppo di quello che abbiamo chiamato finora il piano di sviluppo dei dipartimenti, che poi possa essere imparzialmente raccolto a livello di Ateneo per poi un ritorno ai dipartimenti. Per questo sarà importante riuscire a partire con l'attività, insomma, permettendo le varie contingenze, perché il periodo non è particolarmente semplice, ma permettendo le varie contingenze sarà importante partire il prima possibile con quelle che significano le attività che portano a questi meccanismi di condivisione e poi la definizione del piano strategico. Grazie. Grazie, professor Zilio Grandi. Grazie, Presidente. Allora, 6 anni e mezzo fa tutti noi, direttori, eravamo alle prese con
prepariamo il piano strategico sulla base del piano strategico di Ateneo. Allora, io quello che ho cercato di fare, ed è questo il rovesciamento di prospettiva che ho posto fin da tempi, insomma, indietro nel tempo, è esattamente il contrario. Cioè, quando giustamente alcuni colleghi nel nostro dipartimento, che dovrebbe essere quello che ha la strategia nel sangue, dice noi dobbiamo avere un piano strategico, dobbiamo avere qual è la nostra strategia, dice esattamente quello che ciascun dipartimento deve fare. Le lingue, qual è la strategia del dipartimento di lingue, qual è la strategia del dipartimento di management, di economia e così via. Tutto ciò cresce e l'Ateneo, e come ho detto prima il rettore, che è un primus inter pares, coagula queste sollecitazioni e porta all'emergere di un vero e proprio piano strategico condiviso, non tanto nel senso che diamo ogni tanto notizie ai dipartimenti, ma nel senso che sono i dipartimenti che lo costruiscono. Quindi questa è la mia risposta. Grazie. Grazie alla professoressa Ripieno. Ovviamente sì, condivido. Io alla fine del mio programma ho scritto le azioni che vorrei perseguire i primi mesi, e questa è una di quelle, cioè la condivisione del piano strategico, che non significa condivisione solo con i direttori di dipartimento, ma venire nei dipartimenti a parlare con i direttori, i delegati, i presidenti di collegio didattico, che molto spesso vengono dimenticati perché appunto ci possono raccontare cosa si fa nei dipartimenti. Non lo conosciamo abbastanza, non perché perché i direttori non ce la fanno a spiegare tutto ciò che viene nei dipartimenti. Credo che si debba visitare di più i dipartimenti, il rettore con la sua squadra debba visitare i dipartimenti e quindi così costruire il piano strategico. Grazie. Grazie. Allora, la legge Gelmini dice che attribuzione al rettore delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, fra le altre cose, perché ha molte attribuzioni. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che naturalmente il rettore ascolta i dipartimenti profondamente, sente, però poi il piano strategico naturalmente è una struttura sovraordinata di scopo più ampio. I dipartimenti poi coniugano, diciamo, traducono questa visione più ampia nelle loro specificità. Ok? E quindi la conoscenza profonda dei bisogni dei dipartimenti è la base. Il rettore tesse questa tela più ampia, i dipartimenti reagiscono con un piano strategico triennale, mentre il piano strategico di Ateneo è quinquennale. Quindi c'è anche uno sfasamento proprio per mettere in evidenza queste due dimensioni spaziali e temporali della cosa. Perciò io torno a ripetere, per fare questo è importante che non vi sia fibrillazione tra dipartimenti e rettore. Quindi il rettore fa il piano strategico, sente i dipartimenti, ma i dipartimenti poi attuano la loro specificità. Allora, se il rettore ritorna in gioco, per esempio, con quelli che sono stati chiamati i punti del rettore, se così è, poi mi dicono che non esistevano, va bene, questo è diverso, ma se sono esistiti o se esistono i punti del rettore, ecco che questo potrebbe significare un cortocircuito. Quindi, dopo fatta questa architettura, i dipartimenti traducono nelle loro specificità e in questo sono liberi. Così si recuperano risorse enormi per i dipartimenti. Il rispetto del 20% di esterni è ministeriale. Non c'è bisogno che lo proponiamo noi. Grazie. Grazie. Domanda rivolta a tutti e quattro. Ho ascoltato con piacere quattro presentazioni sufficientemente entusiastiche, molto più utopistiche, e però questa utopia mi ha creato qualche confusione alla fine, perché tutte convergevano in una direzione per cui si perdevano un po' i punti focali di ciascuno. E vi chiedo allora questo in modo molto preciso. Potrebbe ciascuno di voi dirmi quali sono i due principali punti di discontinuità rispetto alla precedente gestione, gestione Pugliesi, e quali sono i due principali punti di continuità rispetto alla precedente gestione Pugliesi? Così capirò molto di più. Grazie.
grazie. Invertiamo l'ordine. Rubino, Lippiello, Zilio Grandi e Biglio. Professor Rubino, prego. Beh, io credo nel programma di averlo scritto molto chiaramente, perché ho detto che la gestione passata Bugliesi, fatto salvo il rispetto e la stima personale, non è riuscita a cambiare quella visione che era stata introdotta secondo me nel rettorato Carraro, cioè una ricerca continua dell'ottimizzazione impossibile dei risultati, molto spesso sulla base di modelli aziendalistici che però non possono cogliere una realtà complessa. Quindi la prima cosa da cambiare è questa visione. Se noi rincorriamo sempre un mondo che però cambia, perché avete visto il ministero è mutevole e cangiante, stressiamo tutto l'ambiente, distruggiamo i rapporti anche fra di noi personali. Questa è la mia prima critica che trovi scritta nel programma, e penso di aver all'inizio del programma di aver speso molte pagine proprio per esprimere questa critica fondamentale. La seconda critica fondamentale è quella che ho già detto 2 o 3 volte nelle mie parole. Ho detto che ognuno deve avere il suo ruolo nel rispetto totale delle regole, nel rispetto della dignità del lavoro e dei lavoratori. Perciò vi ho fatto vedere quel grafico. Se noi abbiamo 152 docenti che insegnano fuori settore scientifico disciplinare, secondo me stiamo facendo un danno, questo mio punto di vista, no, che possa esprimere liberamente, ai nostri colleghi e anche agli studenti. Quindi rispetto delle regole. Se noi chiamiamo un IRC, bellissimo, il ministero ci premia, e dopo quale didattica gli facciamo fare? Ci vuole una connessione profonda, in modo che abbiamo rispetto maggiore, secondo me, di quel che è stato, grazie, per i docenti, per gli studenti. Poi i punti positivi: internazionalizzazione va bene, anche gli sforzi che sono stati fatti per l'edilizia, problema complesso, vanno bene, e tante altre cose vanno bene, non si può criticare solo. Professoressa Lippiello. Sì, allora, grazie Stefano per questa domanda abbastanza impegnativa. Non si sente, Tiziana. E che presuppone anche un po' di riflessione. Allora, a caldo ti rispondo. Punti di discontinuità, sicuramente il modus operandi, e questo deriva dalla mia formazione, sono umanista, e quindi credo una maggiore attenzione anche alle relazioni e alle persone. Sicuramente i modelli li rivedrei. Quindi diciamo un approccio un po' più umano, se vuoi, e guardare, a calarmi un po' di più nella realtà dei dipartimenti, e come ho detto prima anche cercare di esaltare le diversità dei dipartimenti, ciò che ogni dipartimento può dare, valorizzare la diversità dei dipartimenti. Punti di continuità, incoraggiare tutte le buone pratiche che ci hanno portato ad esempio a vincere i dipartimenti di eccellenza. Porterei avanti a livello di Ateneo i progetti di eccellenza, cercando di cercare una sinergia anche con gli altri centri di Ateneo e fra i dipartimenti, la collaborazione fra i dipartimenti, l'internazionalizzazione. Questo ovviamente è quello che ho gestito io in questi anni, quindi sicuramente la promuoverei in un modo un po' diverso, cioè non internazionalizzazione soltanto in inglese, ma promuovendo anche la cultura italiana e quindi anche la lingua italiana, perché è una cosa molto richiesta nel mondo, quindi su doppio binario. Da una parte, soprattutto per i beni culturali, alcune discipline, internazionalizzazione utilizzando le numerose partnership che abbiamo creato o creato in questi anni, e dall'altro progredire anche con i corsi internazionali e pensando alla qualità degli studenti. 10 secondi. Già 10 finita. Ancora? Qualità degli studenti, questo è un punto ancora dolente su cui dobbiamo lavorare. Però devo anche dire che abbiamo iniziato l'internazionalizzazione cioè verso Ca' Foscari, in tempi recenti, e ci vuole un po' di tempo per maturare e arrivare a una buona qualità di studenti, come hanno fatto ad esempio i politecnici. Grazie. 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 Professor Zilio Grandi. Grazie, Carmelita. Allora, intanto a me questo discorso della discontinuità fa sorridere, ma rispondo volentieri alla domanda, perché avendo fatto parte del Senato accademico, avendo condiviso molte delle scelte che ha fatto l'attuale rettore, parlare di discontinuità oggi
mi sembra proprio essere il topo che fugge dalla barca che affonda, e non vorrei che fosse così. Però se ci sono delle cose che vanno rimesse in sesto, sono sicuramente il tema della semplificazione amministrativa regolamentare. Questo è ciò che ci potrebbe far vivere e lavorare in modo migliore. C'è un problema di partecipazione, o meglio di condivisione degli obiettivi da parte dell'intero corpo cafoscarino, e quindi una relazione molto più stretta tra l'Ateneo, i dipartimenti, il personale e così via, tutto ciò che ho cercato di ricostruire sulla base delle modifiche alla governance. E per quanto riguarda invece le cose che hanno funzionato e che devono essere, come dire, ulteriormente implementate, penso a quando Michele Bugliesi sei anni fa disse: io voglio un Ateneo di ricerca, e ha ottenuto un Ateneo di ricerca, lo diceva anche Tiziana adesso. Siamo un Ateneo che non solo fa buona didattica, ma ha veramente raggiunto degli ottimi livelli di ricerca, a partire dai dipartimenti di eccellenza, ma con molto alto, ricerca internazionale, i successi di Marie Curie e IRSI lo dimostrano. Siamo un Ateneo richiesto da questo punto di vista. Sull'internazionalizzazione direi che dobbiamo proseguire cercando di settare, come dire, gli studenti che vengono a Venezia da un altro punto di vista, ovvero avere sempre studenti di maggiore qualità, in particolare rivolgendosi nei limiti del possibile a studenti europei. Grazie. Grazie. La professoressa Biglio, prego. Allora, punti di attenzione, diciamo, per cui serve discontinuità. In primo luogo è, cosa che ho sottolineato prima, è il discorso della governance. Da questo punto di vista bisogna oggettivamente cercare di cambiare approccio e di farlo con coraggio. C'è necessità di maggiore condivisione, c'è necessità anche di muoversi, come l'abbiamo visto, per il piano strategico, per tutta una serie di attenzioni, progetti comuni su cui non, in questi anni non era possibile, cioè non è stato possibile muoversi in questo modo. Io ho fatto parte anche del Senato accademico, questo indubbiamente era importante che lo fossi come direttore del mio dipartimento. Non sempre, voglio dire, il Senato accademico è stato il luogo dove si condividevano, cioè si portava avanti una visione, meccanismi complessivi. Il rapporto tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo, su questo è da rivedere, da ricostruire, da porci attenzione. C'è sicuramente stato grande supporto da parte del personale tecnico-amministrativo, su questo non bisogna però, tra virgolette, andare ad eccessivo, uso il termine che ha usato già qualcun altro, stress, ma è più che sia, cioè avere attenzione che le cose si devono fare collaborativamente assieme, e su queste costruire una responsabilità solidale, costruire una capacità di poter portare avanti progetti che non devono essere semplicemente trascinati, ma devono avere condivisione in primis nella definizione e poi nell'essere portati avanti con capacità. 10 secondi. Manterrei il sostegno alla progettualità, anche se va completamente accentuata anche la capacità di sostenere poi la gestione e la rendicontazione dei progetti. L'apertura internazionale per quanto riguarda il reclutamento internazionale, anche se deve essere accompagnata a una maggiore attenzione all'inserimento poi dei colleghi, e soprattutto nel riconoscimento del valore che non è solamente esterno ma anche interno per quanto riguarda il personale docente. Grazie. Grazie. Adesso è la volta di Martina Ferialdi, che ha un minuto per la sua domanda. Buonasera a tutti, io sono Martina Ferialdi, rappresentante sindacale della CUB. Volevo fare una domanda che in realtà è già stata affrontata, quindi la ricalibro un attimo, e è per tutti e quattro. Rapporto tra punto organico personale docente, PTA, e tra i punti organico del PTA, tra dipartimenti, sedi periferiche, sedi centrate e sedi centrali. Siccome già avete risposto, cambio un attimo, riformulo la domanda e vi chiedo un vostro parere. Attualmente lo statuto prevede che Senato e CDA deliberino la programmazione del personale. Si parla di programmazione personale in generale, non dividendo tra PTA, CEL e personale docente.
Quindi la mia domanda è: perché quando si parla di personale docente in Senato, in CDA, si spacca il capello, mentre quando si parla di PTA passa solo il totale dei punti organico, ad esempio, non so, 6 punti per il prossimo triennio, senza che venga approvata la programmazione? Questa è la mia domanda. Grazie, grazie. Allora, nell'ordine è il professor Zilio Grandi, poi Biglio, Rubino e Lippiello. Prego Gaetano. Grazie, ma sulla ripartizione, cioè sull'uso delle risorse per attribuire come dire, nuovo personale amministrativo, tecnico e collaboratore linguistico, ho già detto, prevedo almeno di utilizzare quella parte del 10% riducibile del cosiddetto quota strategica. Ciò non impedisce evidentemente ulteriori investimenti da questo punto di vista. Prima abbiamo parlato dell'80-20%. Io sono convinto che i dipartimenti debbano essere rimessi nelle condizioni di lavorare in modo più sereno e continuo, soprattutto per quanto riguarda la ricerca. Ogni giorno io vedo l'area ricerca del mio dipartimento che si affanna perché facciamo ricerca, perché l'Ateneo fa ricerca e i dipartimenti fanno ricerca. Da questo punto di vista, dunque, io mi immagino un ulteriore investimento per i dipartimenti, perché altrimenti i dipartimenti sono solo destinatari di attribuzioni, di competenze e di quant'altro, ma non hanno le risorse per far fronte a queste esigenze. Va evidentemente fatto un'analisi accurata di ciò che bolle in pentola in ciascun dipartimento e poi occorre dare una risposta concreta. Grazie. Professoressa Biglio. Grazie. Allora, l'osservazione è estremamente pertinente ed è una constatazione, cioè è vero, in Senato molta discussione viene fatta sulla distribuzione dei punti organico tra i docenti, quindi tra i dipartimenti, e nessuna attenzione viene posta a quella che è la distribuzione tra sede centrale, diciamo, e strutture periferiche. Discussione che perché viene trattata, è sempre stata trattata finora come di pertinenza della direzione generale, quindi poi una definizione dei dettagli all'interno del consiglio di amministrazione. E vista tutta l'attenzione e la necessità che in questo momento stiamo osservando rispetto anche a quelle che sono le necessità dei dipartimenti, accolgo veramente con questa constatazione come una necessità di maggiore attenzione, quindi che anche la divisione poi delle risorse abbia un minimo di riflessione anche all'interno del Senato e non semplicemente del Consiglio di amministrazione successivo. Sul come procedere, in parte l'ho già detto prima, cioè sia una necessità di avere una distribuzione che guardi sia alla distribuzione delle competenze, guardi quindi delle necessità, sia a come sono poi collocate le diverse attività. Si può guadagnare anche in maggiore efficienza, ragionando anche con una maggiore collaborazione, magari anche con distribuzione delle competenze, delle risorse che sia più condivisa tra amministrazione centrale e dipartimenti, questo in particolare per determinate aree. Qui sto pensando molto alla parte di ricerca, perché oggettivamente, l'ho sottolineato in più parti, attenzione è stata posta bene ma continuata sulla progettualità, però poi c'è tutta la parte di gestione e di rendicontazione di questi progetti che viene letteralmente scaricata sui dipartimenti e su cui deve essere posta decisamente più attenzione sia in tema di risorse che di competenze. Grazie. Grazie, il professor Rubino, prego. Grazie. Allora, nel mio programma, pagina 10, ho scritto: mi impegno a valutare la possibilità di portare a 4 il numero dei rappresentanti del PTA. Secondo me, se i rappresentanti del PTA saranno di più, potranno imporre meglio di come è stato fatto al Senato accademico la discussione, perché capite, se questo tema non si è discusso, vuol dire che a quelli che sedevano nel Senato accademico non è interessata tanto questa discussione. Allora rafforziamo la rappresentanza del PTA, probabilmente cambieremo un po' questi equilibri di forza, perché è inutile, diciamo, non dire che se un tema interessa il Senato ha potere propositivo, si proponga, no? Se non si è proposto, probabilmente non interessava. Ma io dico un'altra cosa: nell'ufficio che io voglio proporre, io voglio parlare, che sarà in staffa il rettore, io voglio parlare con i sindacati, perché alla fine
o noi li consideriamo qualcosa di esterno, qualcosa di nemico, allora li evitiamo, ma se invece, come io penso, sono i nostri amici, sono quelli che conoscono più a fondo la situazione vera, e questo è quello che io ritengo, allora dalla discussione profonda e costruttiva con i sindacati noi possiamo capire veramente in maniera chiara quali sono le necessità, perché solo i rappresentanti dei lavoratori hanno il polso vero della situazione, sanno veramente quello che succede. Quindi queste sono le mie proposte: aumentare la rappresentanza nel senato accademico, nel CDA, elezioni nel CDA, e parlare continuamente con i sindacati, che sono nostri amici, essendo io pure una persona dal passato sindacale. Grazie. La professoressa Lippiello, grazie, conclude questo giro. Grazie per la domanda molto ben posta. Effettivamente è un problema che è stato posto in CDA dalla rappresentante del personale tecnico amministrativo che è qui con noi più di una volta, e a cui il direttore generale ha risposto: è una questione di mia competenza, in effetti è di competenza del direttore generale. Io credo che nella politica nel piano strategico, così come nei piani triennali dei dipartimenti, debba essere pianificato anche l'assunzione di personale tecnico amministrativo, e ogni azione, ogni progetto che si promuove deve contemplare anche la figura, essere consapevole che ogni progetto ha bisogno anche del personale tecnico amministrativo adeguato. Credo che dobbiamo avere un nuovo direttore generale molto sensibile alle questioni del personale e che inizi a ragionare in termini di programmazione pluriennale, triennale, anche del personale tecnico amministrativo, perché in questi anni ho visto i direttori di dipartimento, i segretari di dipartimento chiedere all'Ateneo del personale così a spizzichi e bocconi e senza avere una pianificazione. Quindi l'Ateneo, di concerto con i dipartimenti, secondo me dovrebbe fare una pianificazione del personale tecnico amministrativo necessario sia in Ateneo che nei dipartimenti. Grazie. Ho ancora due domande dei partecipanti in sala, però i due interessati non sono presenti. Allora leggo io la domanda. Una è formulata in termini di domanda, l'altra, vabbè, sono parole, lo leggerò dopo. Questa domanda di Veronica Gusso chiede: Ca' Foscari Zattere diventerà una biblioteca di area o rimarrà uno spazio per lo studio libero, la socialità, gli incontri aperti anche agli esterni? Allora, invertiamo l'ordine: Lippiello, Zilio Grande, Biglio e Rubino. Prego, Tizia. Allora, se devo rispondere a questa domanda puntuale pensando a cosa penso io, devo dire che io lascerei, visto che denunciamo la mancanza di spazi di aggregazione per gli studenti, questo è uno spazio che è stato utilmente, con efficacia, utilizzato proprio come uno spazio aperto per gli studenti, dove gli studenti si incontrano. Ne dovremmo avere di più in realtà, quindi io lo lascerei così com'è e lo dedicherei di più agli studenti, quindi biblioteca didattica più spazio per i progetti degli studenti. Le due salette che sono spesso dedicate anche agli eventi le dedicherei appunto agli studenti. Chiaro che queste decisioni, abbiamo detto tutti che ci sarà una condivisione delle politiche di Ateneo, vanno prese di concerto con i colleghi. Io però la lascerei agli studenti, Ca' Foscari Zattere. Dobbiamo sentire cosa pensano anche i colleghi e quali altri spazi riusciremo a trovare per le biblioteche. Grazie. Professor Zilio Grandi. Grazie, ma io penso che occorra fare una programmazione, l'ho detto prima, degli spazi veneziani, che si stanno anche concludendo in alcuni casi, penso dalle parti di San Giobbe, un magazzino che abbiamo ristrutturato, quindi facendo una cernita del tutto, cercando di condividere soprattutto con le aree in maggiore sofferenza, e ovviamente torniamo di nuovo qui all'area linguistica e umanistica, occorre fare delle scelte, le si deve fare in modo, secondo me, prudente, evitando di far uscire una certa attività per farne entrare una nuova che magari non trova in quella situazione, penso proprio alle Zattere, non trova uno suo spazio ideale. Occorre cioè rifletterci su questo. Nel frattempo evitiamo di perdere ulteriori spazi di studio e soprattutto di incontro per i nostri studenti. In proposito, nel mio programma troverete un delegato alle questioni
degli spazi e dell'edilizia, proprio perché penso che questo sia un tema centrale. Lo era all'epoca, ma lo è ancora maggiormente quest'oggi. Grazie. Professoressa Biglia. Sì. Allora, penso che le questioni siano di due tipi. Da un lato, cioè nel dare anche una risposta rispetto a una scelta specifica se utilizzarla come biblioteca o utilizzarla come spazio per gli studenti. Da un lato c'è la necessità di riportare una visione di insieme rispetto alle biblioteche, una visione che riporti attenzione alle biblioteche quali luoghi di ricerca e di studio, ma quando penso di studio con attenzione. È una delle domande che era stata fatta all'inizio da Olga Tribulato, che metteva l'attenzione appunto sull'utilizzo delle biblioteche ai fini di ricerca. Quindi questa è una questione che va tenuta presente, e quindi non so quanto appunto la scelta di trasformare CFZ in biblioteca risponda a questa necessità, quindi va riportata all'interno di una visione complessiva. Dall'altro lato c'è un tema, il tema degli spazi, una visione sugli spazi. Un tema importante è quello anche di la qualità dei luoghi a disposizione degli studenti. Su questo c'è molto da riflettere, e sarebbe importante che questi spazi fossero da un lato in contiguità con quelle che sono le attività didattiche, da un lato sicuramente le biblioteche, ma anche, come dire, permeabili, che permettano gli scambi con la città, con l'esterno rispetto all'università. Quindi da questo punto di vista CFZ già risponde a queste esigenze, per cui per la collocazione e per l'utilizzo che ne viene fatto. Risulta difficile perciò pensare al cambio, però appunto, siccome una domanda specifica rispetto a un luogo, la risposta mi verrebbe da dire no in questo momento, la riporterei comunque all'interno di una valutazione di visione per quanto riguarda le biblioteche e l'utilizzo e gli spazi da dedicare alle stesse, e dall'altro lato a quello che sono le necessità di attenzione per quanto riguarda gli spazi dedicati agli studenti, che devono avere tutta una serie di caratteristiche che vanno anche evolvendosi. Grazie. Grazie, perfetto. Adesso il professor Rubino, prego. Grazie. Nel mio programma, a pagina 36, ho scritto: bisogna riaffermare il ruolo per cui è stata realizzata la sede di Ca' Foscari Zattere, cioè quello di essere una biblioteca aperta a tutti, anche alla cittadinanza, e una sede di iniziative realizzate da studenti e da ricercatori offerte alla città, anche per le potenziali ricadute sull'attività dell'Ateneo nella terza missione. E in effetti, vedete, qual è l'orientamento nuovo ministeriale della terza missione? Siamo passati dalla visione di valutare tutto quello che si fa alla visione invece di valutare dei progetti grandi, a grande impatto sulla cittadinanza, in numero di metà rispetto ai dipartimenti. Cioè noi dobbiamo portare 4 progetti grandi e far vedere come veramente diamo all'esterno. E per esempio Ca' Foscari Zattere è un esempio riuscitissimo, nel senso che se noi veramente facciamo qualcosa insieme alla cittadinanza, offriamo su base pluriennale, su base di grande tradizione, su base quindi di un successo condiviso con la cittadinanza, facciamo una cosa non solo bella, ma anche richiesta, anche foriera di premialità, e quindi porterà avanti gli scopi di Ca' Foscari. Quindi per me questo deve essere il punto fondamentale: riaffermare il ruolo per cui essa è stata realizzata, dare anche alla città. Questo possiamo fare per la città. Grazie. Adesso l'ultima domanda. Alessandro Busetto scrive questo: primo rigo, smart working, suppongo che chieda cosa ne pensate. Smart working. Secondo, peso del PTA riguardo le elezioni del rettore. Rispondono nell'ordine il professor Rubino, Biglio, Zilio Grandi e Lippiello. Prego, professor Rubino. Grazie. Allora, io ripeto quello che ho detto prima nel quarto d'ora iniziale. Lo smart working di per sé è uno strumento che può essere molto positivo, molto interessante, ma non deve trasformarsi in un aggravio delle condizioni di lavoro. Quindi deve essere connesso a un orario fisso, diritto alla disconnessione, cioè non deve diventare un lavoro H24 per il PTA, altrimenti non ha senso. Non deve diventare una perdita salariale, perché
se poi si dice ma tu sei stato a casa, il buono mensa non te lo do, vuol dire che un lavoratore che già guadagna molto poco, diciamocelo, inutile che facciamo finta di non saperlo, avrà, vedrà decurtate ancora di più le sue entrate. E allora a cosa serve lo smart working se guadagna di meno? Terzo, non deve diventare uno strumento per cui poi il lavoratore perde magari il suo spazio fisico a Ca' Foscari, perché questo in alcuni ambienti lavorativi, non a Ca' Foscari ma in generale, è stato il tentativo, quindi di accorpare e quindi di far perdere ai lavoratori anche quel diritto di essere presenti fisicamente. Quindi con queste caveat, è lo smart working uno strumento che ci può aiutare, perché può aiutare a conciliare appunto il diritto costituzionale della compatibilità dell'ambiente di lavoro con la vita sociale e familiare. E la seconda, scusa, peso del PTA riguardo le elezioni del rettore. Bene, peso del PTA, naturalmente io l'ho detto in tanti incontri, si può discutere questo, si può arrivare a un peso maggiore del PTA, però io sono convinto che alla fine non si debba arrivare all'equivalenza tra PTA e docenti, perché poi alla fine molti compiti dell'università sono quelli che i docenti gestiscono. Quindi discutiamo su un aumento del peso, sono d'accordo, troverà in me un alleato, però nella distinzione ovvia dei ruoli. Ecco. Grazie. Adesso la professoressa B. Allora, innanzitutto cominciamo con lo smart working. A mio avviso quello che necessita adesso è che venga in un qualche modo regolamentato, cioè che venga definito quali sono i meccanismi, quali sono le modalità, e quindi questa tutela da un lato di quelle che sono le scelte, le necessità conciliative della vita lavorativa e familiare, e dall'altro lato anche quelle che sono purtroppo le esigenze anche legate alla situazione di emergenza. Questo significa anche avere attenzione a un supporto nei confronti dei lavoratori che non è tanto e solo nella regolamentazione, ma a mio parere anche in termini di mezzi e di competenze, cioè la capacità poi di sapersi anche organizzare il lavoro in smart working. L'abbiamo sperimentato noi come docenti, cioè per altre attività può essere ancora più difficile, psicologicamente complicato, insomma, affrontare anche il tipo di lavoro svolto in questo modo. Ovviamente con tutte le tutele che questo richiede, quando parlo di attenzione alle competenze, alla formazione in questa direzione, significa anche attenzione alla tutela del lavoro in questa diversa modalità che viene svolto. Per quanto riguarda il peso del PTA in termini di votazioni, cioè quindi per la votazione del rettore, attualmente diciamo che sarebbe già un primo risultato, che questo penso, cioè che lo spirito dell'attuale statuto, che prevede un peso dello 0,25, venga portato fino in fondo e non ridimensionato poi nei meccanismi di calcolo, quantomeno questo, insomma, penso che sia corretto averne attenzione. Grazie. Grazie. Professor Zilio Grandi, prego. Sì, grazie. Sullo smart working ovviamente noi abbiamo delle disposizioni di legge, penso che dovremmo avere delle puntuali previsioni di contrattazione integrativa, che è uno strumento che io ho suggerito di utilizzare per esempio anche per risolvere alcune questioni relative ai collaboratori e esperti linguistici, proprio perché rappresenta un incontro di volontà tra l'Ateneo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti. Lo smart working è chiaro, può essere svolto non totalmente, non riguarda tutte le mansioni, questo è evidente, e quindi se ne deve fare un uso oculato, concordato, che però possa tendere, secondo me, a consentire una conciliazione vita-lavoro, per esempio su due giorni settimanali. Chiaramente tutto questo deve incontrare poi la possibilità di riscontrare le esigenze dell'Ateneo, dei dipartimenti e quant'altro. Con riferimento al peso del voto, io ritengo indegno che un docente valga 4 unità di personale amministrativo e tecnico e collaboratore linguistico. Ho più volte sollecitato, o meglio ritenuto, di aumentare quantomeno al 50%. È vero che il rettore ha un ruolo rappresentativo dei docenti, ma è altrettanto vero che il personale amministrativo non ha un proprio rappresentante.
il legale rappresentante e il rappresentante in senso sociologico evidentemente è sempre il rettore, quindi penso che su questo occorra dare delle risposte al personale amministrativo. Grazie alla professoressa Lipiri. Sì, ovviamente non posso che condividere quanto è stato già detto dai colleghi, quindi sono aperta ad entrambe le opzioni, quindi favorire la partecipazione del PTA e anche allargare del 25%, il 25%. E per quanto riguarda lo smart working, come ho già detto prima, anch'io penso debba essere regolamentato. E un'altra misura che adotterei, questo per facilitare il lavoro del personale tecnico amministrativo ma anche dei docenti, cercare di non fissare le riunioni collegiali il pomeriggio, cioè oltre una certa ora, perché so che in questo periodo difficile avete avuto riunioni anche alle 5 del pomeriggio, ecco, questo sarebbe da evitare, quindi una regolamentazione tale che non vi faccia lavorare più ore di quanto facevate prima ed evitare riunioni nel tardo pomeriggio. Sì. Benissimo, io non ho più altre domande né da remoto né da vicino, penso allora che possiamo ringraziare tutti i quattro candidati, augurare loro ancora un'ottima competizione sino allo scadere del termine a partire dal quale scatterà un rigorosissimo e totale silenzio elettorale. Grazie mille, grazie ai presenti e grazie ai colleghi che non vediamo e che ci vedono. Grazie.